Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. È il terzo appuntamento di questo Costruire il Futuro e dopo aver salutato voi vorrei salutare immediatamente qualcuno che ci sta seguendo in streaming da Roma ed è Piero Angela. Piero, cercheremo di seguire tutte le cose che ci hai consigliato, prova a seguirci anche tu, poi ci dirai com'è andata. Naturalmente non è soltanto Piero Angela a seguirci, ma abbiamo uno streaming che sta avendo un notevole successo. Allora, oggi il tema è intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale è un'espressione molto suggestiva, difatti ha fatto una presa giornalistica immediata già tantissimi anni fa. Non parleremo di quell'intelligenza artificiale che consideriamo ormai alla stregua dell'epoca dei dinosauri. Parleremo dell'intelligenza artificiale da qualche anno in qua. E credo che proprio la settimana scorsa, forse in questa sede, non lo so perché io ormai sono un po' confuso, ma in questa sede è stato detto che per la prima volta nel 2014 sono stati prodotti più transistor che chicchi di riso su questo pianeta. Che è una cosa abbastanza impressionante, perché che cosa fanno tutti questi transistor? Beh, fanno i computer, fanno i nostri cellulari e così via, e tante altre cose, tanti altri dispositivi che sono ovunque. Ma la quantità fa l'intelligenza? Beh, questo forse è già un altro discorso, questa è una domanda da fare. Tutti questi transistor sono al lavoro, ma stanno facendo lavori prevalentemente esecutivi di basso rango. Non sono i transistor a fare il lavoro vero, sono gli algoritmi, cioè quindi quello che mettiamo dentro questi transistor e gli algoritmi, quelli sì, stanno avendo un'evoluzione rapidissima negli ultimi anni. Avrete sentito parlare del deep learning, cioè di questi algoritmi che hanno una capacità di apprendere e di anche migliorare e imparare dai propri errori, che è una cosa tipicamente umana, naturalmente. Riconoscono i volti, fanno delle cose molto speciali. Per esempio, e poi cominciamo subito, mettiamo una brevissima clip, per esempio ci sono degli algoritmi che possono sostituirvi al volante di un'automobile. Vediamo qualche secondo di questa cosa, intanto io continuerò a parlarvi. E solo per dirvi che quest'auto, che non è più una novità, anzi direi che è qualche cosa di vecchio quello che stiamo vedendo rispetto a quello che sta già succedendo, quello che stiamo vedendo comunque pone anche dei problemi che sono di tipo etico, cioè filosofico. E chi ha la responsabilità di questa vettura? Ce l'ha l'algoritmo? Ce l'ha chi ha studiato l'algoritmo? Ce l'hanno quelli che hanno autorizzato l'uso di questa macchina? Ce l'ha colui che l'ha comprata e che la sta usando? Cioè c'è tutta una serie di problemi, di responsabilità che sono molto ovvi, molto semplici, ma ce ne sono di molto più complessi sollevati dalla rivoluzione a cui stiamo assistendo, che è la quarta rivoluzione. La quarta rivoluzione è proprio come dice il titolo del libro di Luciano Floridi, che saluto che è qui. Luciano Floridi, La quarta rivoluzione, è edito da Raffaello Cortina, è una bellissima collana, tra l'altro diretta da Giulio Giorello. E il sottotitolo è Come l'infosfera sta trasformando il mondo. Infosfera è uno dei concetti che Floridi ha introdotto in questo libro. Che cos'è l'infosfera? Beh, è l'ambiente in cui stiamo in questo momento parlandoci, comunicando. Io spero che abbiate i vostri cellulari silenziati, ma probabilmente molti sono accesi, quindi voi siete connessi in questo momento, sia pure in modo sommesso. E tutti noi viviamo dentro questa rete di connessioni perpetue che hanno praticamente azzerato il tempo, viviamo in un eterno presente. E Floridi ha introdotto altri concetti, proprio in questo libro troverete, quando lo leggerete, il concetto di iperstoria, il concetto di tecnologie di primo, secondo e terzo ordine, e stiamo vivendo appunto nell'era delle tecnologie di ordine superiore, dopo lunghissimi secoli, millenni in cui le tecnologie erano al massimo di primo ordine. E poi, vabbè, cose di cui si parla tanto, l'internet delle cose, ma è una cosa che ancora non conosciamo abbastanza bene, dove potrà arrivare. È la quarta rivoluzione e arriveremo a parlare di quello che è l'ambientalismo digitale, cioè il considerare questo ambiente digitale, artificiale apparentemente, ma in realtà naturale, cioè sta diventando il nostro ambiente naturale, con tutte le
tutti i problemi che possono essere connessi. Vedete che questi sono aspetti filosofici, oltre che tecnologici. Luciano Floridi, che è qui accanto a me, è professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, dirige a Oxford il Digital Ethics Lab ed è presidente del Data Ethics Group dell'Alan Turing Institute, l'istituto britannico per data science. Siamo nel cuore del futuro, con Big Data siamo nel cuore del futuro. C'è chi si sta occupando di usare questi Big Data nel migliore dei modi possibili. E qui saluto l'altro nostro ospite, che è Alessandro Curioni, che è vicepresidente della IBM Europa. Ha dato come studioso, come ricercatore, contributi fondamentali nel campo dell'intelligenza artificiale. E ha ricevuto 2 volte il Gordon Bell Prize, nel 2013 e nel 2015, e in particolare, questo ci interessa oggi, ha contribuito a mettere a punto, ha guidato la messa a punto di una piattaforma di intelligenza artificiale che si chiama Watson, elementare Watson, ma vedremo quanto è elementare e se lo è. Watson è comunque una bellissima storia, tanto per cominciare, e dalle storie però nascono vari vicoli d'uscita verso idee, verso nuovi concetti, verso illuminazioni che riguardano il vostro futuro. Quindi vedremo di parlare di questo. Anche l'enfasi sull'intelligenza artificiale, che dicevamo ha fatto molta presa sui titoli dei giornali, forse possiamo attenuarla, è già sufficiente quello che ci dice Floridi, vi cito una pagina del suo libro. Possiamo costruire, personalizzare e riappropriarci di noi stessi nell'infosfera per mezzo di blog. Scusate, non ho preso la citazione giusta. Mentre cercavamo senza successo di iscrivere nel mondo un'intelligenza artificiale forte e produttiva, stavamo viceversa adattando il mondo a un'intelligenza artificiale leggera e riproduttiva. Ecco, forse siamo in questo stadio, ma stiamo transitando anche poi già verso l'alto. Non lo so, lo vedremo, è uno dei temi di oggi. Per intanto, credo che, ecco, siamo arrivati alla slide iniziale della nostra giornata, possiamo partire con Alessandro Curioni, storia di Watson. Prego. Ah, naturalmente si possono fare domande. Eccezionalmente, ma deve essere una domanda geniale, si può anche interrompere, però pensateci un momento prima di farlo. Sicuramente potrete porre delle domande nell'intervallo tra le due conferenze, ancora più sicuramente potete scriverle su dei foglietti che possiamo vedere subito e quindi rispondere in giornata, oppure lasciarmi delle domande che poi, come è successo anche nei pomeriggi che ci sono già nei pomeriggi scorsi, potete lasciarmi delle domande che verranno poi, come dire, evase con le conferenze successive. Grazie, prego professor Curioni. Grazie per l'introduzione. E per l'opportunità per discutere con voi di questi argomenti, intelligenza artificiale, vorrei discutere con voi la mia visione intorno all'intelligenza artificiale, perché è importante, perché dobbiamo saperla utilizzare bene e come cambierà le nostre vite, la mia opinione, in modo positivo. E riguardo alle domande, veramente fermatemi in qualsiasi momento, ricordatevi sempre che non ci sono domande stupide, posso solo dare risposte stupide, per cui non avete paura di quello che potrete chiedere. Allora, Watson, intelligenza artificiale, io lavoro per un'azienda, IBM, che ha una sessione di ricerca a livello corporate che si chiama IBM Ricerca e che negli ultimi 60 anni ha creato innovazione che è alla base, diciamo, di tutto quello che l'azienda IBM ha portato sul mercato. Tra le diverse tipi di innovazioni che sono state create in IBM Ricerca c'è stato anche Watson, che ha dimostrato che l'intelligenza artificiale era arrivata a un livello di maturità tale che poteva diventare una realtà in problemi
concreti. C'è stato tantissimo lavoro, come era stato detto precedentemente, 20-30 anni precedenti, nello sviluppo di algoritmi, di tecniche di intelligenza artificiale, però solo una decina di anni fa tutto questo è convogliato e ha permesso di creare veramente delle macchine che fossero capaci di fare espletare delle funzioni che fino a quel punto solo l'uomo era in grado di fare. IBM Ricerca, abbiamo 3.000 scienziati che lavorano nel mondo e io sono responsabile di un laboratorio in Europa che sono la sede degli headquarter della ricerca europea, che sta a Zurigo, dove abbiamo 450 ricercatori, un laboratorio aperto, crediamo nella diversità culturale, abbiamo 45 di nazionalità differenti che lavorano lì, un grande valore per noi. Quali e anche nelle... L'età media è molto bassa? Allora, l'età media dei nostri ricercatori è intorno ai 40 anni. Questo è interessante, perché abbastanza... segno che molti sono più giovani di 40 anni. Certamente, perché il mondo, specialmente il mondo nell'IT, cambia una velocità molto, molto, molto sostenuta e ci vogliono ogni momento nuovi skills, nuove capacità che dobbiamo portare dentro nell'azienda, e per questo è anche importante avere dialogo con gli studenti di oggi, perché potrebbero diventare i nostri ricercatori di Chiedo domani. Scusa per l'interruzione, però prima cosa da portare a casa, questa, poi. Benissimo. È importante diversità e collaborazione, due punti che per noi sono importantissimi. Ora, torniamo indietro, parliamo di intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale è diventata così importante oggi? Non è semplicemente che c'è stata una convergenza e che a un certo punto qualcuno ha inventato qualcosa di nuovo che ha fatto la differenza. Il motivo principale è che, come potete vedere in questa slide, la quantità di dati e di informazioni che vengono prodotte ogni giorno sta crescendo ed è cresciuta in modo esponenziale. La crescita esponenziale della quantità di informazioni è una spinta notevole riguardo lo sviluppo di nuove tecniche che permettono l'elaborazione di queste informazioni. Ancora più importante è non solo la crescita esponenziale, è che queste informazioni oggi non sono più create come 20 anni fa nei grossi supercalcolatori, nelle banche, nelle industrie. Sono create da ognuno di noi, con i nostri dispositivi, i telefoni, i sensori, tutto quello che ci circonda. Per cui informazione che cresce in modo esponenziale, distribuita, quindi molto più difficile da connettere. Più importante ancora, che è qualcosa che voglio che vi rimanga, perché è la ragione fondamentale per cui l'intelligenza artificiale oggi è così importante, è che la maggior parte delle informazioni che vengono prodotte oggi sono informazioni e dati non strutturati. Cosa significa non strutturati? Significa che non possiamo metterli in un foglio Excel o in un database in modo strutturato, quindi con una colonna, con una riga, con un'associazione, colonna, riga, questo e quello. Dati non strutturati sono immagini, video, suoni. Le nostre pubblicazioni scientifiche, libri, le immagini che vengono prodotte, quello che noi stiamo facendo oggi, la nostra discussione, è uno stream di dati non strutturati. Tutta questa quantità di informazione non strutturati è quella che sta esplodendo ed è un tipo di informazione che è molto difficile da elaborare con computer standard senza l'intelligenza artificiale. Okay? Un numero, 80% oggi di dati sono non strutturati. Uno dice, ok, ci sono ancora quel 20% che sono quelli che vedete sulla mia slide sulla sinistra, che posso utilizzare perché sono strutturati e quindi posso utilizzare il computer per capire il contenuto e per utilizzarli per i miei scopi. Ma la cosa
ancora più interessante è che la quantità di dati non strutturati cresce nel tempo. E nel 2020 il 93%, una stima, il 93% dei dati saranno strutturati e continuerà questo processo. Quindi arriveremo in una situazione in cui la maggior parte dei dati che abbiamo a disposizione sono non strutturati e abbiamo solo una piccola quantità di dati che sono strutturati, che siamo capaci di analizzare e elaborare. Quindi è chiarissimo che se io non ho una tecnica che mi permette di elaborare, capire, estrarre il senso e la conoscenza che c'è in questi dati, tolgo a me stesso come persona, come professional, come studente, la capacità di prendere delle decisioni informate, perché la maggior parte della conoscenza non la posso elaborare. Questo è stato, ed è una cosa molto importante, perché come se io prendo una decisione basata su quello che vedo su questo schermo che è nero, dicendo una bellissima giornata, vado a fare un picnic, e la verità è che c'è un tornado, che non sono in grado di vedere perché non sono in grado di elaborare quelle informazioni. Questo è stato il motivo per cui, una decina di anni fa, l'industria ha sentito la necessità di sviluppare e di fare diventare reali delle macchine che ci permettano di capire questi dati non strutturati. Per cui noi pensiamo veramente che stiamo andando attraverso una rivoluzione che è, diciamo, imperniata sulla rivoluzione digitale, che è quella che stiamo già vivendo oggi, che è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e delle macchine cognitive. Questa è stata la ragione per cui noi nel 2006 abbiamo incominciato a lavorare per lo sviluppo di una macchina che abbiamo chiamato poi Watson, che fosse in grado di capire, analizzare, connettere tutte queste informazioni. Qual è la diversità tra una macchina, un computer normale e una macchina cognitiva basata sull'intelligenza artificiale? Una macchina basata sull'intelligenza artificiale è capace di capire questi dati non strutturati, è capace di connetterli, è capace di creare, di imparare da questi dati, una cosa fondamentale, è capace di ragionarci sopra ed eventualmente interfacciarsi con la persona nel modo più naturale possibile. Perché questa cosa è importante? Perché noi creiamo conoscenza in modo naturale. Parliamo, scriviamo e utilizziamo queste due forme per comunicare. Allora, dall'idea di sviluppare qualcosa in questa direzione, abbiamo incominciato a pensare quale fosse il problema fondamentale o il primo problema in cui l'analisi di dati non strutturati fosse molto importante. E la prima cosa, più naturale, è l'abilità di capire il linguaggio, capire come noi parliamo e scriviamo ed eventualmente creare una macchina che fosse in grado di dare delle risposte a domande molto complicate in linguaggio naturale. Questa è stata l'idea di Watson. E come tante cose, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista industriale e di business, abbiamo cercato di trovare una sfida, una challenge che potesse convogliare i nostri sforzi in quella direzione. E questo è stato Watson. Abbiamo cercato di dire, cerchiamo di creare una macchina che possa competere a questo gioco che si chiama Jeopardy, non so se lo conoscete, competere con persone reali ed eventualmente vincere. Cos'è Jeopardy? È una competizione dove viene formulata una frase molto complessa dal punto di vista sintattico semantico in inglese e le persone devono formulare la domanda a cui questa frase è la risposta nel modo più velocemente possibile. E la macchina deve riuscire non solo a capire il linguaggio, ma anche le sfumature del linguaggio per riuscire a formulare la domanda corretta. E, vi voglio far vedere, vediamo se questo parte,
Per darvi un'idea di come il tutto funzionava, c'è l'audio. Si può avere l'audio? Let's finish Magical Mousetory Tour. Un po' più forte. 39's cartoon The Pointer. This guy got a new pear-shaped body and pupils were added to his eyes. Watson, who is Mickey? Mickey Mouse. Yes. Now the last clue. Even a broken one of these on your wall is right twice a day. Watson, what is clock? Clock is correct. And with that you move up to 20. So, se avete avuto tempo di leggere le frasi, sono frasi che se una persona non è native English speaker, sono molto difficili da capire. Nonostante quello, la macchina era riuscita a capirle e a formulare la domanda molto più velocemente della persona. Tutto questo ha dimostrato al mondo che l'intelligenza artificiale era matura esattamente per cominciare a analizzare tutti questi dati non strutturati di cui parlavo prima. Qui a Torino abbiamo cominciato all'Oxelt, il centro di ricerche di quella che oggi è la TIM, a sviluppare queste tecniche di riconoscimento del parlato, anche del parlato connesso, come sto parlando io adesso, collegando le parole tra di loro, cosa che non è semplice per una macchina capire, e però più o meno ci arrivavano, ma ci arrivavano con stento, con difficoltà, con la forza bruta. Qui invece ci si arriva in un altro modo, con una comprensione più intelligente. Ci si arriva mettendo insieme la forza bruta e la conversione più intelligente, ecco. Mettendo insieme la capacità di imparare dai risultati della macchina, e ve lo farò vedere, e mettendo insieme anche l'abilità di unire tecniche diverse di intelligenza artificiale, di statistica, per arrivare al risultato che è massima accuratezza nella velocità più alta possibile. Quindi è l'unione di tutto, non è una singola tecnica. E per darvi un'idea, quando Watson ha gareggiato in Jeopardy nel 2011, avevamo bisogno di un supercomputer immenso, come quello che è nella slide, per riuscire a fare questa Q&A. Da quel momento in avanti ci sono stati tanti sviluppi che ci hanno permesso di prendere queste tecniche, raffinare gli algoritmi e portare la stessa accuratezza non su supercomputer, ma su un modo di delivery di computer nella cloud. Okay? Per darvi un'idea, questo era come Watson era strutturato, quindi una cosa abbastanza complessa. Vedete, non è solo un deep learning, non è solo capacità di fare uno scoring, e non è solo l'abilità di leggere i messaggi, sono tanti pezzi messi insieme per arrivare al risultato. La cosa importante che vi voglio far vedere è che è quello che discutavamo prima: la macchina è stata in grado di imparare. In questo grafico abbiamo la percentuale delle domande a cui la macchina è riuscita a dare una risposta con la precisione. La riga in basso, viola, era quando abbiamo incominciato. Quindi una precisione molto bassa, vedete? Con la capacità della macchina di imparare, la precisione è diventata sempre più alta fino ad arrivare a un certo punto che è stata sufficiente per battere lo sfidante umano. Quindi la parte di learning è molto molto importante. Una volta fatto quel pezzo, come vi dicevo, abbiamo continuato a sviluppare non solo le capabilità di rispondere a domande, quindi una deep Q&A machine, ma sviluppare dei servizi basati di intelligenza artificiale per tutte i segnali e i dati non strutturati che esistono, quindi le immagini, i suoni, eccetera, eccetera. E abbiamo portato tutti questi servizi non su un supercomputer isolato, ma sulla cloud. Cosa significa? Significa che abbiamo delle interfacce dove uno sviluppatore può andare prendere i dati a cui ha disposizione e analizzare, utilizzando questi servizi, i dati e comporre delle applicazioni complesse
che sono basate sull'intelligenza artificiale. Quindi, partendo da una cosa che cercava di rispondere a un problema singolo, che era il dialogo, il capire, abbiamo esteso questo a non tutti, però la maggior parte dei dati non strutturati. E, oggi Watson e l'intelligenza artificiale ha applicazioni praticamente in qualsiasi business e sta cominciando a creare soluzioni per assistere le diverse professioni. Qui abbiamo, come vedete, i medici, gli insegnanti, il trasporto, sportivi, eccetera, eccetera. Quindi strumenti che sono in grado di integrare i dati, capirli per noi, portarli e renderli fruibili dalle diverse figure professionali in modo più efficiente e accurato. Quindi riduce tanto il lavoro di ricerca e di integrazione dell'informazione che chiunque di noi, anche voi studenti, fate ogni giorno, che è la parte, diciamo, più noiosa del nostro lavoro. Quindi libera energie intellettuali in qualche modo. Libera energie intellettuali perché pensate, io quando ho fatto la mia tesi di laurea, anche quella di dottorato, io ho speso 6 mesi del mio tempo semplicemente per fare una ricerca bibliografica sul mio argomento in un tempo dove la quantità di pubblicazioni scientifiche che venivano prodotte era probabilmente 1/1000 di quelle che vengono prodotte oggi. Ok? Oggi lo stesso lavoro, con la stessa accuratezza, sapendo che in un dato campo di ricerca vengono prodotte più di 50-100 pubblicazioni ogni giorno, non la potrei più fare. Quindi il rischio è che spendo un tempo infinito per un lavoro che è, diciamo, abbastanza ripetitivo e noioso, non uso le mie risorse per quello che dovrei riuscire a fare meglio, che è l'integrazione trasversale della conoscenza, e oltretutto oggi non riesco ad accedere a tutta la conoscenza che è stata prodotta. 50-100 pubblicazioni, dipende dal campo, al giorno. Non ci riusciamo. E, voglio darvi esempi, un paio di esempi, perché riescono a comunicare probabilmente meglio l'impatto di tutto questo. Nel campo della sanità. Noi abbiamo progetti dove, utilizzando l'intelligenza artificiale, utilizzando Watson, siamo in grado di integrare la conoscenza di un dato campo di ricerca e siamo in grado di portare questa conoscenza al medico per prendere decisioni migliori, che sono più attuali, perché la conoscenza viene integrata in modo costante nel tempo, e ridurre ovviamente la possibilità di errore. Non è che sostituiamo il medico, ok? Aumentiamo le capacità del medico di accedere alle informazioni, alla conoscenza necessaria per prendere una decisione. Anche qui avrei una domanda che mi è concessa dall'età, perché io mi ricordo in cui sembrava che l'ultima frontiera fossero i sistemi esperti per uso medico. Fu preparato proprio qui a Torino un sistema esperto di gastroenterologia, e questo sistema esperto, che era quello che allora si chiamava intelligenza artificiale, assisteva il medico, lo aiutava, sì, nel fare una diagnosi. Che differenza qualitativa c'è tra quei rozzi sistemi di intelligenza pre-artificiale, oserei dire, e quelli moderni? La differenza è che i sistemi moderni sono in grado di integrare una quantità di informazioni molto più vasta, sì, prima cosa. Due, che sono in grado, in parecchi casi, di imparare dall'esercizio, quindi dal feedback che il medico o altri medici possono dare, per cui evolvono e diventano migliori. Questo è un salto enorme, cioè non c'è continuità, c'è una grande discontinuità tra quello che furono quei sistemi esperti, certo, e
queste tecnologie. Certo, ma non viene solo, come dicevo prima, da avere un algoritmo o due algoritmi migliori. Oggi abbiamo il deep learning che sulle macchine, sui computer di oggi riesce a fare cose fenomenali, ma l'abilità di integrare tutte queste cose e la sinergia di questi algoritmi che permettono a ottenere risultati migliori. Per esempio in questo caso qui, Parkinson, l'intelligenza artificiale riesce a aiutare nella diagnosi precoce, semplicemente analizzando, sviluppando modelli e utilizzando questi modelli per analizzare il modo in cui noi parliamo, il modo in cui noi scriviamo, il modo in cui noi camminiamo, quindi piccole differenze di movimento, siamo in grado di dire: guarda, questa persona molto probabilmente sta sviluppando una malattia neurodegenerativa. Ricordo un lavoro scientifico bellissimo sulla voce di attori che poi diventarono parkinsoniani, e dall'analisi di queste voci, già molti anni fa, si riuscì a cogliere quei piccolissimi segnali che però erano il preannuncio dello sviluppo della malattia. E integrando tutte queste cose, aggiungendo per esempio tutti i dati che ci vengono dall'internet delle cose, quindi sensori sul corpo, non siamo solo in grado di fare una diagnosi precoce, siamo in grado anche di capire quando è il momento opportuno di dare un certo medicamento a una data persona, non troppo tardi, quando la crisi è già successa, quindi Parkinson cadi e ti fai male, intravederla in anticipo. Benissimo. Quindi è, diciamo, la sinergia e l'abilità di fare questo a scala, su scala, non su un singolo caso, un singolo paziente, che fa la differenza oggi. Quindi l'healthcare è una grossissima applicazione. Vorrei... questi li possiamo saltare? Un'altra cosa che ci permette oggi di fare l'intelligenza artificiale, ed è un più che viene dall'abilità di fare queste cose qui in modo molto veloce, real time. Non è che queste cose che vedete, che vi farò vedere adesso, non potevano essere fatte 10 anni fa, ma 10 anni fa il tempo necessario per fare queste analisi era troppo, troppo, troppo lungo. Questa persona è una persona cieca, è un IBM Fellow che lavora nei nostri centri di ricerca, è completamente cieca. 51 feet to the door and keep straight. Take the two doors to go out, the door is on your right. Quindi l'analisi contestuale di quello che sta facendo, dove sta Nick andando, riportare... So oh, hi Nick! Hey, Chica. Where are you going? You look so happy. Oh, well, my paper just got accepted. Oh, that's great. Congratulations. Thanks. Wait, how do you know it's me? Il riconoscimento facciale, il riconoscimento del fatto che questa è una data persona, che è in questo stato, e riportarlo back alla persona cieca, utilizzano algoritmi che esistevano già 15 anni fa, ma oggi li possiamo fare in real time. Potete capire che la vita di una persona così, con queste cambia completamente. Mi ricordo che proprio un italiano, Tommaso Poggio, all'MIT ha lavorato molto sul riconoscimento facciale, però con tecniche molto più arretrate di questa, immagino. E quella linea di ricerca in realtà non è stata acquisita in quella nuova. Cioè mi sembra di capire che ci sono dei salti quantici, l'evoluzione fa salti in questo caso, è così? Fa salti quantici che vengono dall'interazione di tecniche diverse, dalla sinergia. L'insieme che fa il cambiamento. Certo. Se uno guardasse una singola cosa, un singolo algoritmo, non ci sono questi, salti. È mettere tutto insieme. Ovviamente il deep learning oggi, con i computer che abbiamo oggi, ci permette di fare tante cose che non potevamo fare prima, ma non è che viene dallo sviluppo di questo algoritmo solamente, certo. Sono algoritmi che sono stati sviluppati 15-20 anni fa, certo. È la sinergia con il computer, la capacità. Professor Floridi, è quello che veniva fuori da quella citazione che ho letto dal libro, anche un po' questo, cioè un'intelligenza artificiale
non forte a tutti i costi, ma anche debole, però usata con una tale pervasività che alla fine diventa forte? Sì, diciamo che se voi prendete volume, con un po' di volume da qualche parte, se prendete l'intelligenza artificiale e vedete chi la sta creando, in genere ci sono due filiazioni. O è un dipartimento di ingegneria e quindi cerca di risolvere il problema indipendentemente dal fatto che poi la macchina sia o non sia intelligente. A me non interessa che il sottomarino, come dire, navighi come un pesce, l'importante è che faccia il lavoro che deve fare. Oppure è una filiazione del Dipartimento di Scienze Cognitive. A quel punto non mi interessa sapere se risolve il problema, mi interessa sapere che qualunque piccola cosa faccia, lo faccia in maniera intelligente come noi, come il cane, come il gatto. Allora, quell'intelligenza artificiale, quella cognitiva, è un disastro. Non ha fatto un passo avanti negli ultimi 70 anni, cioè mai. Quella ingegneristica è dove noi, esseri umani, abbiamo brillato con una genialità che avete già visto espressa qui dall'IBM, ma anche in molti altri settori, ed è quell'intelligenza più che vuole risolvere il problema. Allora la questione non è più chiedersi ma lo fa come me o non lo fa come me, ma a me che cosa me ne importa? Basta, l'importante che me lo è che lo risolva il problema. È come chiedersi ma la bicicletta corre come me con due gambe? No, guarda, è una bicicletta, non hai capito niente allora. Ecco, io non vorrei che si confondesse la corsa con il fatto che quello ha due gambe o due ruote. Queste cose qui hanno due ruote, non corrono come noi, ma corrono meglio di noi. Ecco, vedete che la chiosa del filosofo ci ha chiarito alcune cose. Riprendiamo allora. Corrono meglio di noi su piste preparate, tematiche specifiche, su piste, non in modo generale. Sulla pista giusta. Perché se la bicicletta la usate in riva al mare, sulla sabbia, funziona, correte male. Meglio voi. Quindi nell'analogia qui dipende da dove la fate questa roba. E allora anche qua bisogna fare un po' di attenzione, ma ne riparleremo tra poco. Certamente, prego. Vorrei semplicemente un'altra cosa, ci sono tanti adesso tante direzioni di sviluppo e adesso che si è dimostrato che queste tecniche possono fare la differenza, possono aiutare in tanti tanti campi, come vi ho cercato di far vedere, nuovi orizzonti per l'intelligenza artificiale. C'è tanto interesse, intelligenza artificiale e creatività. Okay? Allora, noi abbiamo un esempio in cui uno può interpretare uso di intelligenza artificiale in modo creativo. La mia interpretazione, l'interpretazione che io do a tutto questo, è semplicemente l'uso dell'intelligenza artificiale per fare cose in ambito creativo, che sono le cose dove non è necessaria la creatività, ma richiedono tanto tanto tempo, sono contributi fondamentali, non sono la parte creativa, che però devono essere fatte, l'intelligenza artificiale pratica può cercare di risolvere quel problema. E questo è, non so se voi l'avete visto, questo film Morgan, è un film l'anno scorso che... Cosa abbiamo fatto noi utilizzando Watson? L'abbiamo utilizzato per cercare di aiutare le persone che scrivevano la scenografia del film per sviluppare un trailer del film che fosse il più possibile d'impatto sulle persone. Questo è un film horror, quindi doveva essere d'impatto dal punto di vista horror. Ok? Allora, vediamo. Non è che vediamo delle cose orrende, eh? No, speriamo di no. It's first birthday. The exceeds our wildest expectations. Nice to meet you, Morgan. Nice to meet you, Lee. Have a 13-year-old daughter. Insomma, al di là del, non voglio spendere troppo tempo, però al di là del risultato, cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato la macchina per analizzare tante tante scene da film horror. Abbiamo creato modelli che riuscissero a connettere la parte
video con la parte sonora di questi film, con le emozioni che venivano generate nelle persone. Quindi poi posso utilizzare questo modello, prendo il mio film già fatto, glielo faccio analizzare dalla macchina e la macchina mi dice a me la scena 5, 6, 10, 50 sono le scene che hanno un impatto più grosso. Okay? Quindi non è che poi ovviamente una volta queste tre scene sono state estratte, sono state messe insieme, è stato creato il trailer. Quindi la macchina aiuta a analizzare il film, che è una serie di dati non strutturati, e dà al creativo, benissimo, l'atto creativo rimane dall'altra parte. E l'ultima cosa che vi voglio far vedere che è una cosa che abbiamo iniziato a fare negli ultimi 2 anni, che noi chiamiamo Cognitive Discovery, ma è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per cercare di aiutare i ricercatori, in questo caso in campo scientifico e tecnico, a fare il loro lavoro in modo migliore e più efficiente. Cosa significa il loro lavoro in modo migliore e più efficiente? Nel nostro metodo scientifico, noi partiamo da un'ipotesi, cerchiamo di provarla, in dipendenza dai risultati, decidiamo di fare degli esperimenti. Oggi con i computer possiamo fare delle simulazioni, poi cerchiamo di connettere i risultati, facciamo un altro step, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che funziona in modo sequenziale. E che noi come scienziati facciamo utilizzando l'insieme di informazioni che abbiamo a disposizione nel nostro cervello, sul nostro tavolo o con la discussione che abbiamo con i nostri collaboratori. Questo insieme di informazioni è molto, molto, molto limitato. Esattamente per il motivo che avevo detto prima. 50 milioni di pubblicazioni scientifiche raddoppiano ogni 9 anni. Non c'è modo che siamo in grado di seguire questo sviluppo. Quindi cosa succede? Succede che praticamente prendiamo delle decisioni basate su una piccola parte di conoscenza e in molti casi ripetiamo e reinventiamo la ruota molte volte semplicemente perché non siamo in grado di integrare tutte queste informazioni. E quindi anche questo permetterebbe un grande risparmio di tempo, perché anziché rifare ricerche già fatte potremmo con una macchina che ci aiuta a tenere sempre aggiornato il quadro fare ricerche nuove che utilizzano questi dati? E infatti è esattamente quello il problema. Integriamo tutta l'informazione esistente, creiamo una struttura di conoscenza che possiamo utilizzare e possiamo dialogare con questa struttura di conoscenza per decidere qual è il prossimo next step, qualcosa che è un vero next step e non qualcosa che rifà un passo che è già stato fatto nel passato. E il prossimo fatto viene, il prossimo passo viene individuato come atto creativo, quindi partendo dai fatti precedentemente noti, quindi esattamente. Fatti elaborati, next step. Esattamente, e permette a me come scienziato, quindi la mia capacità non dipende solo dalla mia esperienza, dalla mia specializzazione, da quello che ho imparato nei 20-30 anni precedenti, dipenderà sempre di più perché libererà risorse dalla mia capacità di connettere le informazioni che posso ottenere facilmente da questo tipo di macchine e fare il passo successivo. Quindi liberare risorse non per cercare la conoscenza nelle pubblicazioni, nei report scientifici, nei brevetti, ma semplicemente per connettere queste informazioni e fare il passo successivo. Per darvi un'idea, oggi noi siamo in grado, prendendo una qualsiasi pubblicazione scientifica, in PDF, di analizzarla, estrarre la conoscenza non solo dai testi, ma dalle immagini, dalle tabelle, dalle figure, al ritmo di 20.000 pubblicazioni per settimana su un laptop. Ok? Io nei miei anni migliori da ricercatore riuscivo a leggere
da 5 a 10 pubblicazioni in una settimana, negli anni migliori. Oggi, nelle mie discipline, vengono pubblicati 50-100 pubblicazioni al giorno. Non c'è modo di starci dietro. Cosa carina è che l'intelligenza artificiale permette anche di creare nuovi modi di interazione tra la macchina e la persona, una sinergia. Per cui il feedback, quindi l'abilità nostra di dare un feedback alla macchina e la macchina che impara su questi feedback, è una componente molto importante. E questi feedback possono essere, si parla tanto di crowdsourcing, possono essere anche non solo di una persona, ma di una comunità, che può essere una comunità scientifica, può essere un gruppo, può essere un'università, eccetera, eccetera. Ho una curiosità sicuramente molto rozza, ma la macchina che analizza queste pubblicazioni stabilisce una gerarchia di valori tra queste pubblicazioni oppure prende tutto sullo stesso piano e ve lo mette lì e poi lo elabora, certamente, ma... Ci possono fare tante qui, si apre una grossa discussione. Quello che noi facciamo è estrarre la conoscenza dall'input di dati che noi diamo alla macchina. Possiamo pretrattare questo input di dati e semplicemente dire alla macchina, guarda, quindi posso dare un bias dalla macchina, ok? Guarda, le pubblicazioni che vengono fuori da gruppi X, Y, Z, I, sono quelle che io... in cui ho un trust maggiore, quindi utilizza solo quelle. Posso fare questo. Oppure posso semplicemente usa tutto, poi interrogo la macchina e ci penso io a selezionare. Yeah. Faccio ancora una domanda, sicuramente stupida, però secondo me è curiosa. La macchina si legge l'abstract e capisce in qualche modo dall'abstract se è il caso di continuare o no? Si possono creare modelli che permettono esattamente di andare in quella direzione, di fare uno pre-screening, diciamo, automatico. Quindi parole chiave, concetti nuovi. Il concetto di infosfera, una macchina me lo riconosce, per esempio, me lo potrebbe trattare come un elemento innovativo rispetto a quello che si diceva prima. Il concetto di mescolare online, cioè è caduto il confine, uno degli argomenti iniziali di questo libro è che è caduto, di questo libro di Luciano Floridi, La Quarta Rivoluzione, è che è caduta la separazione tra offline e online. Questo lo deve raccontare, lo diciamo in segreto, lui non ascolta. E viviamo on life, che è un concetto che Floridi ha inventato e che serve, capite che con una sola parola c'è dentro un discorso enorme, no? Complicatissimo. Diciamogli una cosa sugli abstract. Volume. Una cosa sugli abstract, che forse magari per chi viene dalla scuola dice abstract, cioè voi sapete che ci sono gli articoli scientifici e hanno all'inizio un sommario. Guarda lì, il miglior divulgatore tra i tre è lui. Allora, il sommario, l'abstract, lì, dovete sapere una cosa, soprattutto se poi vorrete mai pubblicare qualcosa, è una delle poche cose gratuite in giro, perché tutto il resto sta dietro a un muro detto paywall, dove tu devi pagare per avere accesso ai dati. Allora ricordatevi una cosa, di questa cosa degli abstract, mettete tutto quello che è importante in quelle poche righe, perché saranno, uno, le uniche righe che qualcuno leggerà, due, le uniche poche righe che anche la macchina leggerà, tre, l'unica cosa che sarà gratuita ovunque su internet. Il resto, ci vogliono i fondi dell'IBM per avere accesso al resto dell'iceberg, ma la punta dell'iceberg, quella è vostra ed è l'unica cosa che tutti i vostri peers, che non hanno i fondi dell'Università di Oxford, di IBM, saranno in grado di leggere. Questo così, a latere, istruzioni per l'uso. Tra l'altro, la prossima volta parleremo di informazione. È una regola che vale anche per chi scrive un articolo di giornale, per chi fa un servizio televisivo, un servizio radiofonico. Mettete le cose importanti nelle prime righe, le altre non All'inizio. Le leggeranno. Vabbè, allora, comunque, speriamo, sono completamente d'accordo, speriamo, e io ne sono convinto, che queste macchine permetteranno anche di estrarre tanta della conoscenza che fa la differenza, che non è nell'abstract, ma è così nascosta dentro. Perché il mio problema era proprio questo. Capisce che c'è un concetto nuovo, che infosfera non l'avevo ancora incontrato prima?
certo. Capisce che un life è un concetto nuovo che non aveva ancora certo, incontrato. Certo, quando cerchiamo di integrare questo concetto con una nuova conoscenza in quelli precedenti, non si trovano links. Okay. Ok, non si trovano connessioni. Adesso ho capito, grazie. Comunque, volevo semplicemente ancora, far vedere la differenza. Qui non siamo tanti anni di differenza. In questa slide ho un, come si chiama, knowledge graph, ok? Quindi un modo di visualizzare la conoscenza fatto nel 2010 in modo sperimentale su una connessione, diciamo, della mente, del cervello del macaco, ok? 383 nodi, 6.000 connessioni, avevamo bisogno di una persona lavorarci sopra per 10 anni, ok? Oggi riusciamo a avere lo stesso tipo di connessioni, 1 milione di nodi, 100.000 connessioni, 600.000 documenti in un'ora solo di lavoro sulla macchina. Questa è la differenza. E voglio finire qui perché abbiamo speso abbastanza tempo con gli esempi, semplicemente a dire che la differenza secondo noi verrà dalla collaborazione tra l'uomo e la macchina. È un concetto molto importante, è un concetto in cui noi crediamo molto, è un concetto dove secondo me verrà generato la maggior parte del valore. Cercare di fare macchine che cercano di fare quello che noi facciamo bene in modo generale non ha tanto senso. Cercare di avere uomini che fanno quello che le macchine sanno fare molto bene, per esempio questo tipo di analisi, non ha molto senso. Cercare di trovare la giusta sinergia tra l'uomo e la macchina nel modo in cui le due si complementano, e è un'evoluzione ovviamente, nel modo migliore è dove il valore verrà generato, e creeremo degli strumenti che ci permetteranno in qualsiasi cosa facciamo di prendere delle decisioni in modo migliore. Direi che chiudo qui. Nel muoverci, penso che questo sia anche utile per portare la palla al mio collega, nel muoverci in questo campo, in cui abbiamo macchine che collaborano con gli uomini, però cominciano a fare in modo specifico quello che l'uomo sta cercando di fare. Dobbiamo porci e creare delle regole. E le regole le creiamo noi, non è che le crea qualcun altro. In IBM ci siamo dati, diciamo, dei principi che utilizzeremo nello sviluppo delle nostre tecniche di intelligenza artificiale. E i principi sono questi tre. Uno, abbiamo un goal in quello che facciamo. Il nostro goal è quello di incrementare l'intelligenza umana, non di sostituirla. Quindi macchina più uomo e non viceversa. La seconda cosa che è molto molto importante, come vi ho fatto vedere, l'intelligenza artificiale può aiutare a risolvere tanti problemi importanti per noi, per la nostra società. Dobbiamo fare di tutto per non creare alibi, non creare paure nella società che possano portare a un freno dell'utilizzo di queste tecniche. Per cui la trasparenza in quello che noi facciamo è un'altra cosa molto importante. Cosa significa trasparenza? L'intelligenza artificiale è basata sui dati, ha bisogno dei dati per vivere. Se noi utilizziamo dei dati, dobbiamo assicurare alle persone, alle entità, ai business che sono proprietari di questi dati, che utilizziamo quei dati solo per il goal che abbiamo discusso, dove c'è stato un agreement e non per qualcosa d'altro. Trasparenza assoluta. Trasparenza nei modelli che utilizziamo. Non possiamo mettere un black box dove non sappiamo cosa c'è dentro e ci devi credere. Non è il modo per creare fiducia.
Beh, questo è interessante perché in qualche modo introduce il tema anche della democrazia dentro la tecnologia. Quando andai a vedere il lancio del primo shuttle, imparai che c'erano a bordo 5 computer IBM. Perché naturalmente tutto è duplicato in aeronautico, triplicato, sullo shuttle alcuni punti delicatissimi erano quintuplicati per sicurezza. E alla domanda che rivolsi allora a uno, un tecnico dell'IBM, ma se questi computer entrassero in conflitto, che cosa succede? Beh, mi disse, vince la maggioranza, sono 5 in numero dispari appunto per poter stabilire la maggioranza. Questa è una risposta così un po' folcloristica, però in qualche modo va vicina al discorso di macchina che comunque anche alla fine, nel caso estremo, deve rispondere a un valore, diciamo così, umano, cioè una scelta democratica, certo. Sia pure tra 5 computer, ma una scelta democratica. Avrei un'ultima e unica forse domanda da fare, perché il resto erano delle interlocuzioni così che forse hanno anche disturbato, e chiedo scusa al mio conferenziere Alessandro Curioni e a tutti voi se ho disturbato, però la domanda credo questa un po' tutti se la facciano. Ci racconta molto brevemente in 2 minuti com'è una giornata dei vostri ricercatori, cioè come comincia, come si sviluppa, come si interagisce tra ricercatori, quando, come mangiate a mensa, non c'è la mensa, quando si torna a casa si continua a discutere di queste cose, com'è la vostra vita? Allora, una domanda molto interessante. Noi siamo un centro di ricerca, la cosa che è alla base di tutti i nostri ricercatori e anche del loro successo è la passione. Non abbiamo orari, lavoriamo insieme perché ci piace quello che facciamo, per cercare di risolvere problemi, per cercare di sviluppare tecnologie che noi sappiamo che possono portare un beneficio all'azienda, ma sappiamo anche che sono tecnologie che ci permetteranno di risolvere dei problemi della società, problemi fondamentali. E tante delle nostre interazioni avvengono esattamente durante i coffee breaks, durante il lunch e durante delle situazioni di dialogo informale che noi creiamo appositamente. Dicevo all'inizio, la diversità sia dal punto di vista etico, ma anche culturale, fa una differenza enorme. Lo stesso problema tecnico visto da persone che sono state formate in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, in Giappone, viene visto in un modo diverso, e l'interazione di tutto questo ci permette di fare, diciamo, dei passi avanti in modo più veloce e in modo più Le soluzioni, efficiente. Poi avremo modo di dirlo, c'è una giornata dedicata alla creatività, in particolare a quella scientifica. Di solito la creatività passa per un rovesciamento del punto di vista. Certo. Il difficile è rovesciarlo, perché se tutti hanno sempre guardato in una direzione c'è un motivo, perché forse è istintivo fare così, perché forse è più facile così, ma bisogna a un certo punto capovolgere. E allora se ci sono molti punti di vista, questo rovesciamento avviene quasi spontaneamente a un certo punto del problema. Avviene quasi spontaneamente, è fondamentale e probabilmente l'unico modo per andare avanti davvero, l'unico. Grazie, c'è qualche domanda? Se no passiamo immediatamente a Luciano Floridi e le domande le facciamo tutte dopo, come preferite voi. Andiamo avanti, anche perché la seconda puntata... Applauso. Grazie professor Curioni, e grazie anche a Luciano Floridi che ha sottolineato una relazione che è stata davvero, davvero molto stimolante. Ma adesso ragioniamo su quello che abbiamo ascoltato, proviamo a ragionare da filosofi. Luciano Floridi è filosofo, ma un filosofo molto speciale, molto concreto. E adesso dobbiamo identificare la sua presentazione. Che non dovrebbero vedere. No, infatti, secondo me va. Voi pensate se ci sono delle domande. Vi do anche un'informazione che
due informazioni, no, vi do. Penso che sia una è che questa sera sulla 7 Piero Angela parlerà di questo progetto. Rifacciamo, eh? E questo progetto, che è nato qui a Torino poche settimane fa, sta contagiando l'Italia. Gli hanno chiesto, ci hanno chiesto di fare un costruire il futuro esportazione. Ce l'ha chiesto l'Università di Palermo, ce l'ha chiesto l'Università di Roma Tor Vergata e altre università ancora, anche a Milano se ne sta parlando. Insomma, quello che Torino sta sperimentando potrebbe essere esportato. Questo, come abbiamo detto il primo giorno, è un laboratorio dell'intelligenza e delle future intelligenze che governeranno questo paese. Questa è una prima notizia. Una seconda notizia, ve la do, è molto meno rilevante, è che sono ripartiti i Giovedì Scienza, questa tradizione che ha 32 anni a Torino, e sono ripartiti di domenica, cosa insolita per una cosa che si chiama Giovedì Scienza, e, però dopodomani è giovedì davvero, e la prima conferenza sarà sul microbiota, cioè su quella quantità di microrganismi che ci accompagna, che accompagna in realtà ogni organismo vivente, ma anche l'organismo umano. Pensate che abbiamo dentro di noi un numero di questi microrganismi che è 100.000 più, volte più grande delle nostre cellule. Quindi noi siamo in realtà delle simbiosi complicatissime in cui le nostre cellule, che sono 100.000 miliardi, sono in realtà la minoranza. Ce ne sono 100 volte di più di altre cellule che sono i batteri che ci abitano. E questo credo che abbia un certo interesse, perché poi questo microbiota influenza il nostro sistema immunitario e così via, tante altre cose che, se volete, potete scoprire al Teatro Colosseo giovedì alle 5:15. E adesso io chiedo scusa di questa interruzione, vedo che nel frattempo è arrivata la slide che ci interessa, e la parola al professor Luciano Flori di Oxford. Grazie. Grazie per l'invito e grazie soprattutto a voi che vi vedo ancora sveglie e svegli. Dico, la giornata è già stata lunga, quindi adesso sarà mio compito seguire a una brillante presentazione una cosa che brillante non sarà, perché è filosofia, quindi adesso, se dormite adesso va bene, perché dormire prima era un po' un peccato, adesso con un po' di filosofia, un po' di assopimento, quel momento così un po' da camomilla. Diciamo. Allora, cercherò di tenervi svegli e svegli, andando un po' veloce, così se perdete qualche passo dice adesso qua bisogna seguire un po' quello che dice o non dice. Il problema che vorrei affrontare con voi è capire un po' l'impatto di questa bellissima tecnologia che abbiamo visto presentare precedentemente. O quando dico bellissima non è perché siamo qui insieme, siamo colleghi, ma perché l'IBM ha una strategia molto intelligente, non parla di intelligenza artificiale. Parla di intelligenza aumentata, di cognitive computing, cioè è molto attenta al vocabolario proprio per evitare alcuni dei problemi classici che voi trovate nella vostra ordinaria esperienza di lettrici e lettori di giornale. Cioè il vostro giornalista medio, che non capisce niente, parla di intelligenza artificiale a svambera, nel senso proprio a vambera. Cioè, le spalle. Giornalista confermo, confermo. A vambera così, cioè ne dice una, dice un'altra, Allora, quindi li abbiamo svegliati, adesso l'effetto è stato quello, adesso qualcuno applaudiva, che è successo? Adesso qualcuno si è svegliato. Allora, purtroppo c'è questa idea che bisogna fare notizia, e siccome fa notizia parlare del robot che arriverà e conquisterà il mondo, vi metterà come schiavi, eccetera, quello fa notizia. Le cose che avete sentito dire, quante ne avevate sentite già dire rispetto all'IBM sul Parkinson? Quello non fa notizia, c'è Parkinson, noioso, ma sono milioni di persone e vi assicuro qualcuno qui in questa stanza avrà il Parkinson, quindi quello sì che è... ragazzi, c'è poco da ridere. Non esistono superstiziosi. Purtroppo qualcuno qui avrà il diabete, altro lavoro che stiamo facendo con l'intelligenza artificiale, qualcuno avrà il Parkinson, insomma stiamo, noi società, stiamo lavorando per noi stessi. Non ci credono. Ah no, qui siamo tutti immortali, qua giusto, mi ero dimenticato che questa è la sala degli immortali. Immortali, sempre in salute, sempre giovani. Va bene, allora, vediamo qualcosa. Anzitutto, il futuro è un po' dove il passato accade di nuovo. Quindi c'è sempre qualcuno che vi dice, ma l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già visto, in filosofia niente cambia. Non è vero, perché cambia quel qualcosina, quello shift. Quel qualcosina è quello di cui parleremo. Allora, se qualcuno domani vi dice, fuori da questa stanza, ma guarda, è tutto uguale, non cambia nulla, hai ragione, il 90%, il 99% della vita è nasci, vivi, muori, arrivederci.
Sicuro. A me interessa quel momento di cambiamento che fa la differenza e noi ci focalizzeremo su quello. Questo momento di cambiamento, questa è una traduzione vecchia, antica, dell'Iliade. Non so, narra mio diva, ecco, lo ricordate? Ecco, quella roba lì, bravi, vedi che qualcuno qualcosa si ricorda. Questa traduzione, andate un po', se non si riesce più a leggere, è un italiano ormai di altri tempi, ma se voi guardate, adesso senza che acceco qualcuno qui, se guardate qua, cioè, questi tripodi 10 e 10, ma sono dei robottini. Sono dei robottini che in realtà Vulcano sta costruendo per gli dèi. Sono letteralmente dei robottini che hanno le rotelle d'oro e vanno in giro fornendo dei drinks. Allora io ho trovato questa cosa qui su internet, però ho detto, vuoi che qualcuno non ha inventato un robottino all'Omero? Cioè questa è l'Iliade. L'Iliade, ovviamente, no, diversi secoli dopo, dove questo robottino è descritto da Omero. Allora è vero che... No, sotto il cielo nulla cambia, ci siamo già arrivati prima con le nostre fantasie. Oh, attenzione che la signora è un po' preoccupata, vedete che fermati, adesso questo mi cionca le gambe. Invece no, si è fermato per fortuna. Allora, qui qualcosa cambia, però molto è ormai cambiato, questa è la partnership, l'avete già sentita nominare, tra l'altro noi a Oxo siamo nella partnership per l'AI per il beneficio della gente, dei people e della società, ed è un tentativo di dare un po' un quadro normativo, etico, su che cosa vogliamo farci con tutta questa bella intelligenza artificiale. Allora, questo non è il problema. Cioè, il big bad robot che arriva, Godzilla, no, non è così. È una distrazione inutile. Non vi fate infinocchiare. Perché quella distrazione o è sciocca o è voluta, in entrambi i casi è una pessima idea. Cioè, se è sciocca, beh, si è evoluta peggio ancora, allora c'è qualcuno dietro che ci guadagna da questa distrazione. Come si direbbe in inglese, either way, cioè l'uno o l'altra, lasciamoli stare. Ma perché? Perché già Alan Turing, che voi conoscete benissimo, chi è che non ha sentito parlare di Alan Turing? Come non ha sentito parlare di Mozart? Ci siamo. Alan Turing, che era uno dei grandi geni di questo tempo, e poverino, cioè, inventa un po' l'intelligenza artificiale in una rivista famosa, Mind, nel 1950, ricordate, 1950, torna questa cosa, scrive un articolo bellissimo in cui dà un test per decidere se l'intelligenza artificiale è arrivata oppure no. Questo test, nell'articolo, googlate, accendete il telefonino se l'avete spento, googlate, guardate l'articolo, lui dice, can machine think è una domanda idiota. Perché non sappiamo né che cosa significa machine né che cosa significa think. Oh, sì, e questi della Lebrun Prize lo mettono sulla medaglia, il che vuol dire che non hanno letto l'articolo. È grave, eh? Senso, a proposito di tante cose pubblicate, non legge più niente nessuno. La Lebrun Prize viene dato a chi passa il test di Turing. Mi dispiace tanto per la citazione che vi dico, non credete a me, guardate, andate a controllare. Allora, qual è il test? Lo conoscete benissimo, io ve lo faccio velocemente. C'è una stanza, ci sono io nella stanza, io sono C, nell'altra parte c'è A e B, A è un computer, B è una persona, e poi siccome è Turing è una donna, questa è più complicata, poi ve la spiego dopo, ecco, se non sapete perché, va bene? Allora, in questo caso A, B, C, noi non sappiamo chi è A e chi è B, però posso fare delle domande. Se il 70% delle volte, in 5 minuti, non capisco la risposta, me l'ha data un computer o un essere umano, il computer ha passato il test, è chiaro, no? Cioè, domande. Non so chi ha detto cosa, oddio, il computer è tanto bravo quanto l'essere umano. Allora dice, allora come siamo messi con questo test di Turing? Malissimo. Quando io ho fatto il giudice per il Lebrun Prize, la prima volta che è venuto in Gran Bretagna, non azzecca neanche la metà delle risposte. Ma perché? Perché, come abbiamo visto prima, dipende dai dati, dipende dalla grande intelligenza che c'è dietro. Watson è straordinario, ma grande perché straordinario è l'IBM che ci sta dietro. Allora, gli attrezzini che noi usiamo per questo lavoro non passano il test. Ora, vi ricordate 1950? Ve l'avevo detto che tornava. Nell'articolo Turing dice, il test di Turing, cioè il mio test, sarà passato nel 2000. Perché 2000? Perché ci abbiamo 5 dita. 1950 più 50 fa 2000. Così fanno la scienza a Cambridge. Va bene. Allora, passa avanti, 2018. 2018, dice, questo è Eric Schmidt, Google, dice, nel 2018 mi hanno detto che il test di Turing sarà passato. Nel 2018, è preciso, non una data qualsiasi, a vanvera, 2018. Adesso qualcuno qui in questa stanza mi dice in che anno l'ha detto. Perché se l'ha detto nel 2013,
È deprimente. E vai con 5. No, non è così. Kurzweil lo passa nel 2028. Adesso 2028, mica 5, non c'è, il 5 non c'entra. No, però lui farà 80 anni nel 2028. E quindi gli torna utile quando io compio 80 anni. La migliore comunque viene sempre da Cambridge. Il test di Turing sarà passato nel 2115. Zero premio a chi indovina quando l'ha detto. Perché se mi dite che l'ha detto nel 2015... È facile, Cambridge. Va bene, allora, andiamo avanti, torniamo a noi. Ecco, grazie ragazzi. Qui. Ah. Allora, questa storia qua, questa è come è andata l'ultima volta. L'ultima volta, questo è il test di Turing. Oh, in inglese viene bene perché non c'è il femminile e il maschile, in italiano viene malissimo, non si può fare, quindi ve la traduco, ve la lascio in inglese. The car could not fit in a parking space because it was too small. What was too small? E che secondo te che cos'era troppo small? Indovina un po', genio. Risposta: I'm not a wonky encyclopedia, you know. E ovviamente che non sei un, ma sei un cretino, sei un computer, non hai capito chi era troppo piccolo e troppo grande. L'automobile, il parking space. Vabbè. Oggi questa è la realtà, siamo noi a dimostrare che non siamo computer. E ti dice: abbiamo un problema, dimostra che I'm not a robot. Allora tu clicchi su quello, perché sei ormai uno schiavo della macchina, sì? E ti dice: congratulazioni, hai passato il test, non sei un robot, bravo. Questo è il mondo in cui viviamo, va bene. Allora, la vera sfida oggi non è il robottino cattivo che arriva come Godzilla, la vera sfida, purtroppo la parolina inglese qua ci sta bene, è la governance del digitale. Cioè, oggi noi siamo atterrati sul pianeta del digitale, stiamo facendo delle cose straordinarie, l'intelligenza umana brilla per la sua capacità tecnico-scientifica. Noi dovremmo semplicemente darci una bella pacca sulla spalla e dire: accidenti, ma siamo stati veramente bravi. Poi siamo al Politecnico, ragazzi, cioè queste cose le facciamo noi qui. Allora, bravi, bravissime. E allora qual è il problema? Il problema è che ci facciamo con questa roba. Cioè, noi siamo atterrati sul pianeta digitale. Questo atterraggio non avverrà mai più. Siamo il primo e l'ultima generazione che ha visto, oddio, qualcuno di voi non l'ha proprio visto, ma insomma, facciamo finta, che ha visto il passaggio dall'analogico al digitale. Visto questo passaggio, atterrati sul pianeta digitale, questo atterraggio non avviene più. È come la generazione che ha visto la prima ruota. Una l'ha vista, poi dopo c'è la ruota, sempre la ruota, che vuoi che sia. Oh, da allora a oggi quella ruota ha fatto tanti passi, però sempre ruota. Allora qui la governance del digitale. Ma la governance a che serve? Per capire come va il mondo. E che fa il digitale col mondo? Allora qua ci torna utile questa parolina inglese che è to cleave, che viene anche il cleavage, che è un'altra cosa di cui non parleremo perché ci sono le signore in sala. Ma to cleave è una parola che viene da due parole, in realtà, a seconda dello spelling, e poi l'inglese con lo spelling ci gioca proprio a 3-7. E vabbè, in questo caso, to cleave viene da due parole tedesche che vogliono dire separare e mettere insieme. Avete capito la confusione? Dice, domani dice, che facciamo, cara? To cleave? Dice, e tu hai detto, mi ha mandato a quel paese oppure il caffè lo possiamo prendere? Allora, in questo caso, il cleaving power è letteralmente to cut and paste, cioè vuol dire che il digitale taglia e incolla, ma che cosa? I concetti e le cose che abbiamo ereditato dalla modernità, dal Novecento e dall'Ottocento. Ad esempio, tutti questi, io adesso non vi faccio la lista perché non abbiamo tempo, un'altra volta, quando ci rivediamo da qualche altra parte, guardate le cose che ha separato: presenza e localizzazione, legge e territorialità, possesso e uso. Ma che cosa è che ha anche unito? Produzione e consumo, autenticità e memoria, si chiama blockchain, informazione e identità. Noi oggi l'Europa ci descrive come data subjects. Data subjects, il che vuol dire che l'identità e i dati ormai sono un'unica cosa. Chi l'ha messo insieme? Il digitale. Andate avanti, offline, online, eccetera. Allora, tutto questo, che c'entra con l'intelligenza artificiale? Questa è la targa che si è andata a Dartmouth College, che è un bellissimo posto, hanno messo per ricordare quel seminario che fu fatto tanto tempo fa. Allora, questa targa, fatta nel 1956, soprattutto un paio di loro, John McCarthy tra i primi, decide di far cacciare un po' di soldi a qualcuno per fare un seminario. E far tirare soldi a cuore qualcuno, gli devi vendere il prodotto. E gliel'ha venduto dicendo: facciamo una cosa sull'intelligenza artificiale, prima volta che lui si inventa questa espressione. Quando ci ho parlato con John, che era ancora vivo, poverello, mi dice, serviva un termine, ci ha detto bene. Cioè, era inimmaginabile allora che avrebbe avuto questo enorme successo. Allora, questo successo, durante il grant che scrivono, perché ti devi far finanziare,
Questo è il testo dove per la prima volta appare l'espressione artificial intelligence. Allora, se voi leggete l'inglese, è un controfattuale. Allora, qui servono due mani, da romano. Da un lato ci sono io, che faccio le cose con intelligenza. Dall'altro c'è un attrezzo che non ha bisogno di intelligenza per farle e le fa tanto bene o meglio di me. Che vuol dire intelligenza artificiale? Che se le avessi fatte io ci sarebbe voluta intelligenza. Se io potessi giocare a scacchi tanto bene quanto sei, diciamo, Watson, a parte che sarei un genio, ma dovrei utilizzare molta intelligenza. Watson di quell'intelligenza non ha bisogno, come l'abbiamo vista prima, no? Questa qua biologica. Allora, nel caso di cut and paste, che viene bene soltanto in inglese, il digitale qua, che cos'è che ha tagliato, che cos'è che ha incollato? Allora, la storia che vi sentite raccontare è che finalmente il digitale ha incollato l'intelligenza all'artificiale. Non è così. Non è un matrimonio, è un divorzio. È il divorzio dell'intelligenza, la nostra, necessaria per fare le cose, dalla capacità di farle bene. Avendo divorziato le due cose, bingo, le cose funzionano. Perché se il mio iPhone avesse dovuto attendere di diventare tanto intelligente quanto me per battermi a scacchi, io vincerei ancora tutte le partite. Purtroppo non ha aspettato e oggi non ne vinco una fino a che non arrivo alla fine della giornata, abbasso il livello, vinco la partita e vado a dormire perché non ne posso più di perdere. Però questo attrezzo, poverino, è molto più bravo di me. Allora qui la gentità, la agency, è la capacità di svolgere un compito per soddisfare un fine. Gli ingegneri questo lo capiscono, cioè le ingegneri lo mangiano per colazione. Allora, qui perché funziona tutto ciò? L'avete già sentito prima. Perché noi, di nuovo, terminologia da ingegnere, abbiamo envelope, cioè abbiamo messo intorno al mondo una sorta di costruzione, una scatola. L'envelope è lo spazio tridimensionale che ingegneria meccanica descrive lo spazio interno al quale un robottino ha successo. Ci siamo? L'avete già incontrato probabilmente in qualche ingegneria meccanica 1. Insomma. Allora, perché funziona il robottino oggi e l'intelligenza artificiale? Perché abbiamo costi assolutamente azzerati. Più computazione, avete visto i dati, cioè cose mostruose. Abbiamo più computazione nella nostra tasca di quella che c'aveva la NASA quando ha messo l'uomo sulla Luna. Guardate che è pazzesco. Più dati, enormi quantità. Una migliore machine learning. Oggi gli attrezzi che usiamo, più sono bravi a essere usati. Questo è strano, in genere più usi un attrezzo, più quello si consuma e finisce per non lavorare. Lavoro sta automobile. Questi cosi qua invece, più li usi, più apprendono, più diventano bravi, più dati, eccetera. Migliori algoritmi, anche qua, cioè, congratulazioni umanità per il successo. Più Internet of Things e più on life. Che è sta on life? L'on life è il fatto che noi ormai viviamo né online né offline. È un po' ridicolo chiedere a qualcuno che sta guidando un'automobile, mentre scarica i dati, magari ascoltando una musica, Snapchat e tutto il resto, dice sei online, sei offline? Guarda che sono nel XXI secolo, cioè non puoi parlare come se fossi ancora negli anni 90. Mi ricordano i miei studenti. Allora, in questo caso, questo è un tipico esempio. Questo spazio, vedete, dove il robottino cucina bene, intelligenza artificiale ha grande successo, viene guardato dallo chef, da fuori. Quello spazio è lo spazio del robottino. Allora, che è successo? Che noi, grosso modo, siamo in questi tre spazi. Quello più piccolo, questo qui, è il robot che abbiamo inventato da sempre. Costruisce una scatola intorno alle capacità molto limitate dell'intelligenza artificiale, tra virgolette, in questione. Questo è fantascienza. E questo è quello che voglio per Natale. Perché ovviamente al momento sono io l'interfaccia che mette i piatti nella lavastoviglie. Qualcuno quei piatti li deve mettere nella lavastoviglie e noi utilizziamo la cosa più straordinaria di questo universo, un cervello umano, per fare questo lavoro. Non è intelligente. Intanto però controlli il robottino su Mars. Allora, su Marte c'è il robottino che tu lo controlli, però i piatti, no, guarda, i piatti, cioè, tocca a me questa sera. Non è una cosa furba. Allora, questo era il passato e questo è il presente. Questo dice Wikipedia, è lo stesso. Però non è da leggere per noi, non è per i nostri occhi, è per le macchine. E oggi tutti i dati, o la gran parte dei dati che abbiamo, sono fatti da macchine, per le macchine, con le macchine, eccetera. Allora, tutto questo che ci dice? Ci dice che in passato nonna stava dentro il computer. Entrava, prendeva il cacciavite, no? E fare programming era letteralmente cambiare le valvole. La figlia è uscita dal computer, il computer è diventato una cosa davanti a lei, davanti ai suoi occhi, ma la nipote sta dentro il computer di nuovo, noi stiamo dentro la lavastoviglie. Non mi confondo, dice che ha detto il professore stiamo dentro la lavastoviglie, una confusione.
No, cioè, ci siamo capiti, no? Cioè, nel senso, il mondo lo stiamo costruendo intorno alle semplici capacità di questi oggetti meravigliosi che abbiamo. La vita che abbiamo è sempre più on life. Lo spazio che noi abitiamo è sempre più un'infosfera, cioè uno spazio fatto di informazioni, e in questo contesto è importante ricordarsi di una gloria passata. Allora, in questo caso, questo l'avete riconosciuto subito, insomma, questo è Galileo, no? Caro Galileo, famoso. Saggiatore dice, caro Lotario Sarsi, lei è un cretino. Forse stima che la filosofia sia un libro, una fantasia di un uomo, come l'Ilia dell'Orlando Furoso o qualche ciofecona che trovate all'edicola di qualche filosofo un po' strampalato, aggiungo, no, il filosofo di Oxford. Libri nei quali la meno importante cosa è quello che vi è scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non sta così. Caro signor Sarsi, la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua, a conoscere i caratteri nei quali è scritto. Ed è scritto in lingua matematica. I caratteri sono triangoli, eccetera. Senza questa comprensione è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. O sembra Dante, proprio aggirarsi in un oscuro labirinto. Cioè, però è vero, non ci si capisce niente, non leggi niente, devi credere. Credere non è un modo di fare scienza. Significa semplicemente affidarsi al messaggio. Allora, perché ve lo cito tutto questo? Perché noi in realtà, tutto questo, quando Galileo diceva il mondo della natura è scritto nel linguaggio della matematica, aveva ragione e aveva anche torto. Aveva ragione al tempo suo, ma aveva torto oggi. Le due paroline greche, qui per quei quattro gatti del liceo classico, qua le riconoscono, gli altri? Mimesis, copia, poiesis, creazione. Ma la scienza è passata dalla mimesi, cioè dalla fotocopia del mondo, vedi Galileo, alla creazione, al CERN. Ma voi pensate che prendono una fotocopia del mondo? Ma sbattono queste cose una contro l'altra, creano un mondo. Allora qui ci torna utile per capire che serve il digitale, inclusa l'intelligenza artificiale. Non è che l'intelligenza artificiale descrive il mondo, o lo prescrive, lo scrive. Allora, torniamo a Galileo. Mondo della natura, un libro, scritto nella matematica. E se tu scrivi un'app, che hai fatto? Hai aggiunto una pagina. Perché quella lì non c'era prima. Cioè, quando voi uscite dal Politecnico, avete scritto pagine e pagine di un mondo che non c'era prima. E questa è una cosa straordinaria. Vuol dire anche però responsabilità, perché a seconda di quello che scrivete, sarà una bella storia o finisce male. Facciamo una bella storia come ce l'ha presentata IBM oppure finisce male? Ecco, le sfide sono tantissime e io adesso, che ho già consumato un quarto d'ora del vostro tempo, anzi 20 minuti, vi faccio vedere quali sono. Allora, le sfide sono molte, adesso volevo farvi vedere quelle che sono ordinarie e quello di cui vi parlo, non vorrei parlarvene in maniera futuristica, perché è un trucco che ho imparato anche da alcuni colleghi. Adesso vi dico quello che succederà tra 100 anni, ve lo ricordate? Tanto a me, vieni a prendere, tra 100 anni. Vi posso raccontare qualunque scemenza, no? No, invece vi racconto quello che è già successo e quindi la proiezione da quello che è già successo da qualche anno verso i prossimi 5, 10. Allora, questo è un mondo che già avviene sotto i nostri occhi. Io spero che adesso il filmato ci aiuti. Ma queste sono cose ordinarie che, come sapete, più o meno, eccolo qui. Questo è quello che funziona ordinariamente in tutti i giorni. Sono anni che Amazon utilizza questi robottini, non ieri, non l'altro ieri, anni. E questi robottini fanno un lavoro migliore, diverso dal nostro, ovviamente, non è che hanno braccia, gambe. Eppure, se guardate come operano, la sincronizzazione, la automazione di tutto il processo di questa enorme warehouse, cioè di questo magazzino, è questo che vi permette poi a ciascuno di noi di ottenere quell'oggetto nel giro di 24 ore a quel costo irrisorio. Ma come ci siamo arrivati? Qualcuno qui ha fatto dei risparmi e una, diciamo, una intelligizzazione della warehouse pazzesca. Allora, questo l'avete capito, questo è il mondo in cui viviamo. Allora, noi, sfida numero uno, se perdete il numero, sta in alto a destra. Allora, sfida numero uno, interfaccia. Molto del lavoro che noi facciamo nella vita è un'interfaccia. Cioè io connetto qualcosa a qualcos'altro, metto i piatti nella lavastoviglie. Guardate il signore, questo qui, poverino, lui il lavoro l'ha perso, era un'interfaccia tra voi e l'ascensore, perché bisognava avere un patentino per utilizzare una cosa tecnologica. Cambiata la legge, il signore se n'è andato. La signorina, interfaccia tra il GPS e l'automobile. Il signore lì alla pompa di benzina, quello è bellissimo. Abbiamo sbagliato.
abbiamo fatto automobili che hanno un buco e abbiamo fatto delle pompe con una proboscide. E ci siamo scordati che qualcuno doveva mettere la proboscide dentro il buco. Avete mai visto qualcuno che lo fa automaticamente? Ci sono più di 1 miliardo, se non sbaglio, di automobili al mondo che devono essere ricaricate. E c'è sempre un essere umano da interfaccia che prende la pompa, la mette lì dentro e la rimette a posto. È tragico, eh? Oh, lo stiamo rifacendo per le auto elettriche. No, per favore, no. Cioè, io non voglio prendere la spina, attaccarla. Cioè, ci siamo già arrivati. Allora, qualcuno, una piastra sotto, una cosa che casca da sopra. Automatizziamo intelligentemente. O poi se qualcuno a Politecnico inventa il braccetto automatico e prende la pompa, la mette, cioè, la royalty qua, mi raccomando, eh? Allora, ecco, perché investo subito, guardate, i primi 100 euro ve li do io. Allora, questo signore qua, il suo lavoro da interfaccia non lo perderà mai. La signorina è a rischio, il signore già se n'è andato. La signorina qui, dietro la cassa, per scannerizzare la scatola di pomodori, quella non dura molto. Le nuove interfacce, boh, ma saranno migliaia, saranno diversissime, perché tra A e B ci sarà sempre un essere umano a mettere A e B insieme. Bisogna capire, se si è intelligenti, quale sarà la A e la B da mettere insieme, come si sentiva dire prima. Allora, le interfacce qua è un po', sono un po' a rischio, un po' a no. Vi ricordo una cosa, quando si dice l'intelligenza artificiale distrugge il lavoro, attenzione, perché se guardate queste interfacce, non è che l'ha proprio distrutto, me l'ha rimesso sulle spalle. Sono io oggi che passo alla cassa del supermercato la scatola di pomodori, alla faccia della distruzione del lavoro, eh? Sono io oggi che spingo il bottone dell'ascensore, quindi non ci confondiamo. Lavoro. Voi avrete visto sicuramente la statistica a destra. È un errore fatto dai miei colleghi di Oxford. Si parla male dei colleghi in assenza, ovviamente. A sinistra, invece, la stessa analisi fatta dai colleghi finlandesi, che non conosce nessuno. Quella a destra vi fa vedere cosa succede al mondo del lavoro con l'inserimento della computazione. Polarizzato. Lavori che non spariranno mai, come quello del massaggiatore, vabbè. Oddio, proprio, non proprio il massimo. E lavori invece che sono molto a rischio, come ad esempio quello del guidatore di taxi, del tassista. Perché? Ma ci sono le driverless cars, scusa, ma non ti sei proprio svegliato. Arriva l'automobile, è automatica, il tassista, fuori. Giusto, poi ti chiedi, ma l'impatto della legislazione? Ah no, l'abbiamo escluso, per semplificare. Che è come fare, praticamente, cercare di capire dove va il tempo domani facendo finta che i venti non intervengano. Dice, così ci viene più facile. Ho capito, però non serve a niente. Allora, questo qua, che invece dove la legislazione l'hanno inserita, vedete che è, tecnicamente, non si dice male, si dice a denti di vecchia, mi dispiace. Praticamente, uno alto, uno basso, uno sì, uno no. Perché? Perché la legislazione, ad esempio, quanti treni vi fa avere tra Torino e Milano senza un guidatore sopra? Zero. E c'è il binario. E quanti autobus avremo tra Torino e Milano senza il guidatore? Oh, tutti, sicuro. Io sarei un po' dubbioso, perché la legislazione qua dirà no, guardi, in ogni caso ci vuole un guidatore sopra. Allora, la legislazione sul lavoro farà un'enorme differenza. Noi non sappiamo in che direzione, però qui la sfida è tutta nostra. Dipendenza. Allora, questo viene bene in inglese, in italiano un po' meno. Chi di spada perisce, ferisce di spada perisce. Ma in inglese invece è those who live by the digit may die by the digit. Il che vuol dire che se tu ti metti seduto sul sofa che si chiama, cioè sul... non si chiama sofa? Divano. Sul divano, ecco, sul divano del digitale, e una gamba è traballante, poi il buco per terra sarà doloroso. Cioè la nostra dipendenza da ingegneri e ingegnere, voi sapete benissimo che c'è la resilienza, la ridondanza, il doppio sistema di sicurezza, ma ci stiamo pensando o ci stiamo affidando al digitale pensando speriamo bene? Perché l'ultima volta che io non ho preso l'aereo della British Airways era perché qualcuno aveva fatto uno scherzetto un po' stupido con qualche database e ci sono voluti 3 giorni per rimettere tutti gli aerei in circolo, con milioni e milioni di pounds persi, che tanto comunque non vale più niente, e quindi ci preoccupiamo. E soprattutto sacrificio degli utenti che hanno sofferto molto. Responsabilità, l'avete già sentito. Quando la decisione è presa da moltissimi agenti distribuiti, ci sono io, ci sei tu, ma c'è anche l'azienda, poi ci sono magari c'è Watson, magari ci sono degli algoritmi, e alla fine di tutta questa cosa la banca dice no, mi dispiace, il mutuo non glielo possiamo dare. Di chi è la responsabilità? Ora, qua c'è molto da dire, magari discutiamo, fatevi venire qualche domanda, non fate brutta figura dopo, mi raccomando. Allora, magari discutiamo ancora, ma la responsabilità qui, morale, legale, finanziaria, è altamente dubbia, perché non siamo mai stati su questo pianeta. 5.
Abbiate pazienza ancora, quasi tutti, insomma. Ci siamo quasi arrivati. Democratizzazione, non nel senso politico ovviamente, ma nel senso ingegneristico, cioè distribuzione capillare della tecnologia. Quando l'intelligenza artificiale non sarà più una cosa da fantascienza o da poche aziende, ma sarà nella vostra tasca, un po' come abbiamo visto è successo a tutto il resto, a quel punto che succede? Vuol dire che ci mettiamo d'accordo e così catalizziamo questa intelligenza artificiale, la mia, la tua, altri telefonini per cercare di risolvere un problema? Piccola cosa elementare, quando l'intelligenza artificiale esce dal laboratorio ed è una cosa ordinaria, che possono usare tutti, il crimine organizzato quanto sarà contento? Perché oggi la cosiddetta identity theft, cioè il furto dell'identità digitale, ad esempio della vostra banca, è un lavoro da artigiano, da persona seria, cioè devi essere veramente uno bravo. Ma io se c'ho un po' di intelligenza artificiale, ma me lo fa lei. Senti, mi trovi tutti quanti gli indirizzi della banca e vedi un po' dove sono i buchi, e quando hai trovato i buchi gli porti via 10 euro a testa, tanto non se ne accorgono. Impatto, perché vi ricordo, e siamo al Politecnico, quindi lo so che lo sapete, ve lo ricordo soltanto, che qualcuno si scorda, soprattutto nel mio dipartimento di filosofia, che questa roba consuma energia. Non è che, come dire, digitale, tutto cloud, tutto che vola, ma consuma tanta energia. Cioè Google, quando ha dovuto comprare l'energia rinnovabile della Finlandia, ha comprato tutta. Dice, guardi, mi dia tutto il pacchetto, tanto a noi ci serve tutto. Perché ovviamente quelle loro banche dati consumano moltissima energia. Allora il digitale qui e l'intelligenza artificiale ci può essere di grandissimo aiuto. Allora, soprattutto qui davanti, non lo so, ma voi indietro non potete riuscire a leggere. Se riuscite a leggere siete Superman. Però guardate soltanto questa freccia e questa freccia. Questo è quanto mi costa e questo quanto è il vantaggio del digitale oggi, intelligenza artificiale inclusa. Tutta quell'energia che da qualche parte io consumo, tuttavia mi riporta enormi vantaggi nei confronti dell'ambiente. Ottimo! Allora, ad esempio, Bitcoin, un disastro. Bitcoin, quando voi doveste veramente lanciarlo, succhierebbe l'energia elettrica di intere nazioni. Di nuovo, non dovete credere a me, googlare, perché ovviamente è banale, quel Bitcoin è come una lampadina accesa. E quante lampadine ho già in tasca io se ho 10 euro? Tante lampadine. Oh, allora l'energia elettrica? Bravo, certo che mi costa. Allora, quello è un costo tremendo, ma l'intelligenza artificiale invece qui ci può aiutare moltissimo. Quando Google stesso ha dovuto abbattere i costi per il suo consumo energetico, ha chiesto a DeepMind, di Google, ha detto, mi prestate gli algoritmi che avete usato per vincere a Go, che c'entra, li applichiamo deep learning al consumo elettrico e hanno risparmiato il 30%, che è una cosa, io lo so che lo sapete, ve lo ricordo, pazzesca. Cioè il 30% di risparmio energetico su un gigante del genere vuol dire che quel verde chiaro lì diventa un po' più chiaro. Numero 7, complessità. Il mondo vive in città sempre più ampie. Questo è il numero di persone che vivrà in città sempre più megalopoli. E come le gestiamo queste megalopoli se non utilizzando, ad esempio, IBM? Non è che sto facendo pubblicità, ma siccome siamo qui tra colleghi, IBM vende il pacchetto Smart City. Cioè, se tu stai proprio nei guai e non sai più come organizzare Torino, Roma, per dirne due a caso, così, no, che ci sarà di in comune tra queste due città? Che vanno veramente male? Due città a caso, così. Allora, in queste due città, magari un po' di smart application potrebbe anche andare. Hai visto che vi è piaciuto? Sono contento. Allora, qualcuno qui è furbino, ha capito, va bene. Allora, in questo caso sono due città enormi, sono due complessità che veramente non sappiamo dove metterci le mani, e le mani non ce le dobbiamo mettere, ma prendiamo qualche sistema seriamente potente di gestione dei dati e l'automazione lavorerà a favore della città, a favore del verde e a favore della nostra intelligenza. Allora, qui di nuovo possiamo parlarne di più, ma siccome il tempo, insomma, è un po' tiranno, libertà, sto cercando, eccetera, eccetera. Allora, questa libertà, la nostra, cioè di determinare quello che noi vogliamo fare, quello che lì vi porto come esempio è purtroppo una cosa sempre più comune. Sempre più comunemente, vi dicevo, vi parlo di quello che è già avvenuto. Il predictive policing è una cosa che è partita in California e ormai è comune in molte parti, Gran Bretagna inclusa. Non so se è già arrivata in Italia. Se non è arrivata, arriverà. Perché la capacità di utilizzare intelligenza artificiale, larghe banche dati, cosiddette big data, impropriamente, per fare un po' di investigazione su terrorismo e crimine organizzato. Cioè, potremmo essere in grado di
predire, di calcolare se questa cosa avverrà di nuovo. Ecco qui però qual è la differenza? Che questi algoritmi sono stati costituiti inizialmente sui terremoti. Cioè l'iniziale partenza di tutto questo è su cose che non hanno alcuna capacità di cambiare. Ora è vero che le grandi masse degli esseri umani poi tu le puoi, da un punto di vista statistico, cominciare a indovinare dove finiranno, ma l'individuo, la sua libertà, non la stiamo schiacciando. Ora, se vi documentate su questo, ci sono già diversi volumi in cui dati sporchi, bias, improprio uso degli algoritmi, gente che finisce in galera per nessuna ragione. Ecco, questo è grave e bisogna fare attenzione. Adattabilità, 9, manca ancora uno, siamo quasi arrivati. Allora, ne parlavamo oggi alla RAI già in un altro contesto. Immaginate di essere una pietra, contenta e robusta, diciamo io sono una pietra, a me chi mi muove? No. Poi arriva quella gocciolina, tic, 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 e tu dici io tanto faccio la pietra, a me che interessa? Gocciolina dopo gocciolina dopo gocciolina, quella ti fa un buco, quella gocciolina, che tu neanche te ne accorgi. Allora, fuori di metafora, l'intelligenza artificiale sta lì e dice ti è piaciuto il primo Harry Potter? Magari ti può interessare il secondo. Tu sei la pietra, dici, ma sì, che leggo stasera? Fammi leggere il secondo Harry Potter. Hai letto il secondo Harry Potter. E sei finito, perché quando ritorni su Amazon, quello dice, hai letto tutti e due gli Harry Potter? Ti potrebbe piacere il terzo Harry Potter. Tic, tic, tic. Alla fine tu hai letto tutti gli Harry Potter. Sono passati anni e tu non sai neanche perché hai letto tutti gli Harry Potter. No, poi dico... A mia moglie piace molto di più che a me, c'è la solita Harry Potter, Signore degli Anelli, la solita battaglia, Guerre Stellari, cioè, insomma, vabbè. Tornando a noi, ragazzi e ragazze qua, però detto questo, questo esempio è l'adattabilità che noi abbiamo rispetto a un'agentità che è molto rigida e persiste, continua. Tu sei un amante dei cani, non ti ho mai visto essere amante dei gatti e su Facebook... cibo per cani, vacanze per cani, giochi per cani. Dice, no, guarda, io adesso c'ho un gatto. Cane, 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 cane. Allora qua, seriamente, quello che vi faccio vedere qui sono 33 bilioni, io non so neanche come si dice in italiano, migliaia di miliardi? Insomma, tanti soldi, che noi abbiamo speso in cosiddetto programmatic advertising. Il programmatic advertising è quello che l'intelligenza artificiale oggi fa per assicurare che tu, quando vai su un sito web, vedi un paio di scarpe invece di una camicetta. Né più né meno. Perché qualcuno deve vincere quell'asta. Quell'asta è in micro momenti, in percentuali di dollari infinitesimali. Ma siccome avviene miliardi di volte, eccetera, eccetera, ovviamente alla fine noi abbiamo speso 33 bilioni di dollari, qualunque sia il monte, in questo giochetto. Allora, qui l'adattabilità nostra è a rischio. Poi, brain drain. Questo siete voi. Questo ne potevo prendere tanti di statistiche, ma questo è il numero di scienziati che collabora con aziende e il numero di pubblicazioni in cui uno degli autori è anche corporate. Vedete che stanno crescendo. Il che vuol dire che io praticamente non riesco a fermare i miei studenti a Oxford, perché quando tu sei arrivato quasi alla fine del dottorato, è già arrivata purtroppo l'IBM e dice guardi, noi ci abbiamo un ambiente, l'avete sentito? Niente orari, vi strapaghiamo, fate come vi pare, vi divertite. E tu dici no, guarda, a casa, vieni da me, ti paghiamo poco, c'hai orari, ti devi fare, ma poi dopo la carriera non è neanche tanto sicura. Ovviamente lo studente, se è intelligente, se quello che resta tu non lo vuoi perché non hai capito niente. Quello che vorresti se ne va, perché è quello intelligente. Allora, cioè, noi siamo presi in questo momento di brain drain, che è grave. La soluzione qui sarà quello che abbiamo già fatto nelle facoltà di legge e nelle facoltà di business. Se non li puoi battere, fateli alleati. Cioè, joint ventures con l'IBM e con altri. Noi l'anno scorso abbiamo già iniziato a fare una joint venture con l'IBM per avere un data scientist a Oxford pagato dall'IBM. È inevitabile, così va il mondo. Allora, altri due così, l'ho messi extra nel caso voi foste non troppo stanchi. Definire intelligenza, non la definiamo sulle macchine e poi introiettiamo. Sarebbe un peccato pensare che quella è l'intelligenza e allora se non sei così, allora tu sei stupido. Ah, andiamo bene. Tic, tic, ve lo ricordate? E poi, eccezionalismo. E chiudo qui, perché il tempo, insomma, c'è un po'... ci avrei un po' di altre cose da farvi vedere, ma sull'eccezionalismo, le quattro rivoluzioni, di cui il titolo del libro. Allora, noi eravamo al centro dell'universo, poi è arrivato Copernico, la storia la sapete, è finita male.
nel senso che poi qualcuno è finito pure bruciato, perché la storia è finita male. Cioè, noi tra l'altro abbiamo degli eroi in famiglia, Giordano Bruno, che insomma è roba nostra. E lo ricordo ai miei studenti che quando si lamentano che non c'è lavoro per filosofi, guardate che il miglioramento della carriera è stato enorme, perché prima vi bruciavano in piazza. Poi, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, il salto di qualità. Oggi non c'è lavoro, oggi sei disoccupato. Cioè, il massimo del rischio è che non trovi lavoro. Cioè, insomma. Allora, Copernico, no, rivoluzione copernicana, non sei più al centro dell'universo. È grave, guardate che ci ha portato uno spostamento mentale mostruoso, perché noi stavamo tanto comodi al centro dell'universo. La nostra cultura occidentale si era spaparanzata su questa centralità nell'universo in maniera molto comoda. Poi ci siamo ritrincerati. Diceva, bene, guarda, antipaticone, vai via, pazienza. Siamo al centro però del mondo animale. E chi se ne frega del centro dell'universo? Va bene, pazienza. Però il mondo animale, e ovviamente sapete chi è arrivato. Arriva Darwin e dice, guardi, io ho cattive notizie. Il centro del mondo animale non è neanche vostro, perché la differenza tra te e uno scimpanzé è quello che mamma non vuole riconoscere, ma è proprio minima, minima. E dice, va bene, non siamo al centro del mondo animale. Però, ve la ricordate? Quella cosa un po', qualcuno l'ha incontrata, questa. Ah, l'uomo è una canna che è, però una canna che pensa, Pascal, dice, io sarò su un pianeta che non conta niente, sarò pure come una scimmia, però io penso, e pensando sono consapevole del mio pensiero, pensiero cosciente, cartesio. Quando le sentite parlare del cogito, ma quella è stata una grande svolta, perché il cogito vi dice, se rileggete le meditazioni di Cartesio, se le rileggete, vi ricorderete, vanno rilette, che a un certo punto la mente per Cartesio è come un canestro pieno di mele. E dice, guarda, le idee sono le mele e il canestro è la mente. Io prendo una mela, la guardo, mi piace, non mi piace, la butto, la rimetto dentro. Ho questa storia delle mele, noi ce le portiamo da sé. Io, cioè, questa cosa della mela, cioè, la apo, Turing, cioè, sempre sulle mele andiamo a battere. Anche oggi al ristorante voglio una mela. Cioè, guarda, cioè abbiamo qualcosa. Poi arriva una pera. E poi è arrivata una pera. Allora, la mela, prendi la mela, guardi, cioè, la butti dentro. Cioè, prendi la mela, cioè, Biancaneve, prendo la mela, no, non la mangiare, rimettila dentro. Cioè, allora, mentre siamo lì, qual è il modello che noi abbiamo ereditato? Che tu vedi dentro, cioè tu sai esattamente quello che c'è, quello che non c'è e perché fai cosa. Poi arriva Freud e dice, guarda, questa centralità nel mondo mentale, ho una cattiva notizia, non funziona così. In genere non lo sai e se ti viene il dubbio è colpa di mamma. Vabbè, cioè, adesso per ridurre proprio a soldoni qui così da professore di Oxford. Allora, 1, 2, 3, li mette in fila Freud e dice, io vi porto una terza rivoluzione. La mia terza soluzione è spostare la centralità dell'uomo e della donna, insomma dell'essere umano. Non siamo al centro dell'universo, non siamo al centro del mondo animale, non siamo al centro del mondo mentale. Sembrava che le cattive notizie fossero finite. Invece poi Alan Turing ci ha spostato ancora di più. Ha detto, guardate che non siamo neanche al centro dell'infosfera. Cioè nel mondo dell'informazione ci sono tante cose che fanno meglio di noi, più velocemente di noi. Ma chi l'ha letti? Watson se l'è letti quegli articoli, ma voi ve li siete letti quelle decine, centinaia, di gazzilioni di articoli? No, allora lui è più bravo di me. In un certo senso sì, io sono un po' meno bravo di lui. C'ho un po' una difficoltà, allora sono un po' spostato dalla centralità. Allora qui la centralità dice, perché siamo ancora centrali? E prendo ancora qualche minuto, vedo, possiamo andare. Ci siamo quasi arrivati. Allora noi siamo speciali in realtà perché siamo un bellissimo errore di natura, però siamo non al centro, ma al confine. Allora, qui viene meglio in inglese, soprattutto per chi si occupa di Java. Non ho il caffè. Fatal error. No, errore fatale. Cioè, no, noi siamo un errore che non è stato fatale. Cioè, noi siamo un beautiful glitch nel sistema. Ora, il beautiful glitch per qualcuno lascia strada aperta a, guardi Floridi, lei è un po' ingenuo, ma che beautiful glitch? Qui c'è un progetto. Oggetto, ma eppure lascia la strada aperta a dire, eh sì, è proprio così, un beautiful glitch che è andata così, abbiamo vinto la lotteria in questo universo che ci ha messo qui sopra e poteva andare diversamente, la natura ha fatto un errore che è riuscita a sopravvivere e a fare molto bene. L'errore si chiama coscienza, intelligenza, essere umano, eccetera. Allora, che sia un errore o che sia un piano, è una feature o un bug, parlo alle persone giuste, io non lo so, ma che sia una cosa strana, questo è sicuro. Allora, noi siamo strani e siamo un bellissimo errore di natura. Se lo siamo, siamo un po' organismi informazionali oggi. Cioè, il modo di vedersi oggi noi
Ci siamo visti in tanti modi, ci siamo visti al centro universo, al centro del mondo animale, al centro di questo e quell'altro. Ci siamo visti, ad esempio, da un punto di vista chimico, come tanti litri d'acqua. Io me lo ricordo da bambino, dice, guarda Luciano, 650 litri d'acqua e un po' di Nescafè praticamente, liofilizzato, perché insomma, la differenza è minima. E il dispiacere, dice, no, io non sono l'acqua, non sono l'acqua. Però è così, punto di vista chimico. Ma il punto di vista digitale, informazionale oggi, ci vede come oggetti e organismi informazionali che vivono scambiando informazioni, consumando informazione, prosperano a seconda della bontà dell'informazione. Quindi quando voi parlate di fake news, non parlate di roba... Cioè, per un organismo informazionale, la fake news è semplicemente un mondo avvelenato, cioè che, in cui non riesce a respirare, tra virgolette. Allora, in questo caso, le nostre vite e identità sono fragili. Vi ricordate? L'impressione che fossimo noi la forza, la pietra, ma in realtà non è così. Cioè. E quindi, in questo caso, essendo il beautiful glitch, noi dovremmo chiedere all'intelligenza artificiale di essere amichevole nei nostri confronti, cioè di essere un po' rispettoso, un po' gentile, perché quando i vasi di ferro e i vasi di coccio si incontrano, altro riferimento liceale, dice, oddio, ma questo oggi è proprio un ripassone, attenzione ai vasi di coccio. E tra l'intelligenza artificiale e noi, i vasi di coccio siamo noi, non è l'intelligenza artificiale. Ecco, io chiuderei con questo per lasciare spazio a qualche domanda. Grazie. 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 Chi l'avrebbe mai detto che i filosofi potessero essere così? Filosofo romano. Allora, possiamo passare alle domande perché abbiamo ancora 10 minuti circa, 8 minuti. Daniela Giuffrida, che è la grande regista di questi nostri incontri, ha un microfono in mano che è a vostra disposizione. Ve lo porterà, ve lo porgerà a un minimo cenno. Grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sei divertito? Sì, molto. Bene, allora risultato raggiunto. Andiamo. Volevo chiedere al professor Floridi se, allora, secondo lei, ha parlato con grande entusiasmo del progresso tecnologico che stiamo vivendo e che potremo vivere nei prossimi anni, ma secondo lei questo progresso è conciliabile con una forma di Stato democratico nel momento in cui qualcuno dovrà andare a dire ai ferrotramvieri, ai taxisti, che perdono il lavoro per colpa di un computer e quindi non hanno più uno stipendio. E loro andranno a votare, chiaramente. Allora, lei ha detto giustamente compatibile. E allora la risposta è facile, sì. Facilmente compatibile? No. Compatibile vuol dire che noi abbiamo tutte le possibilità per creare un'organizzazione democratica che tratta queste tecnologie nel modo migliore. Cioè che estrae da questa nuova tecnologia valore aggiunto che fa bene a tutta la società. Allora dobbiamo combattere l'inequality, cosiddetta, cioè l'ineguaglianza, dobbiamo assicurarci che tutta la ricchezza creata si sparpagli un po' di più invece che in quattro mani, dobbiamo assicurarci appunto che ci sia un quadro etico, come è stato già menzionato in precedenza. Insomma, c'è moltissimo da fare. Si può fare? Si può fare. Lo stiamo facendo? No. Allora la compatibilità c'è. Il lavoro da fare ci sarebbe, c'è l'errore, o meglio la frustrazione di uno come me, di come noi, di vedere che questo non sta in corso. Allora bisognerebbe svegliare un po' i nostri politici e dirgli guardate che qua il tempo passa e dovreste essere un po' più grandi, un po' più maturi, un po' più all'altezza della situazione. Invece di rompere le scatole tra voi, questi problemi sono seri e faranno la differenza per questa generazione. Siccome lei ha ragionissimo, qualcuno il costo di queste trasformazioni lo pagherà, come ammortizziamo questi costi? Perché i vantaggi per le generazioni future saranno enormi. Ma non è giusto che la generazione che si fa carico del sacrificio di preparare il futuro per gli altri sia non solo quella che fa tutto il lavoro, ma che paghi anche i costi in completo. Non è giusto. Siccome stiamo facendo delle cose meravigliose, assicuriamoci che l'impatto sociale di queste strutture, che ci sarà e sarà notevole, venga ammortizzato. Ecco, su questo non è una quadratura del cerchio, si può fare, è che manca un po' la volontà politica e soprattutto i politici che questa volontà la esercitino. Sì, però entriamo in altri discorsi. Forse anche che la percepiscano, cioè che sappiano. Sì, non lo volevo dire, ma insomma, certo.
prima, anzitutto che capiscano quello che sta succedendo, il che sarebbe già un passo avanti. Però noi siamo qui per questo. Comunque, dal punto di vista positivo, se noi andiamo back alla prima rivoluzione industriale, non c'erano tante discussioni cosa dobbiamo fare per prevenire poi quello che è successo a quel tempo. Oggi, di questo tipo di discussioni come quelle che abbiamo, stiamo facendo oggi, ce ne sono tantissime. Per cui io penso che il mondo industriale, politico, sociale, capisce che bisogna fare qualcosa, se ne discute sempre di più, probabilmente non sta avvenendo con la velocità che vorremmo tutti che avvenga, però la situazione è molto differente. Di questo tipo di discussioni ne succedono, ne abbiamo una ogni giorno. Il professor Floridi, non so quante conferenze ha già avuto su questo tema, noi ne parliamo non solo con gli studenti, non solo con le industrie, ma anche col mondo politico, per cui c'è la sensibilità che qualche cosa deve essere fatto. E non è una cosa che possiamo fare le industrie da sole, nessuno da solo. C'è, nessuno da solo, ok? Però è interessante questa riflessione, che la prima rivoluzione industriale è avvenuta senza controllo. Certo. E in qualche modo è stata poi una pioggia che ha irrorato un po' dappertutto, anche i deserti, non tutto nella stessa misura, con la stessa velocità, però questa pioggerella, goccia a goccia, pic pic, è un po' arrivata. Dopodiché oggi forse invece riflettendoci si potrebbe non lasciare alla benevolenza del caso tutto questo, ma... oppure alla cattiveria della storia, che anche quella c'è, ma guidarla, pilotarla. Allora, vediamo se c'è un'altra domanda. C'è, buongiorno. Sì, avrei una domanda più per il dottor Curioni. Cosa succede se un ipotetico intelligenza artificiale impara qualcosa di sbagliato? Nel senso, un esempio stupido, io ascolto una lezione di un professore, prendo un appunto sbagliato, mi convinco che questa cosa sia giusta e quindi per me è giusta. Questa cosa potrebbe succedere anche a un'intelligenza artificiale. E ho visto un video un paio di giorni fa riguardo una AI che appunto imparava a superare un livello di Super Mario. Era fattibile, era possibile. Ce lo può ripetere meglio? Non abbiamo capito bene perché c'è un eco qua. L'ultimo pezzo. L'ultima frase. Sì, no, ho visto un video dove c'era una AI che imparava a superare un livello di Super Mario. C'era un livello da completare, la AI riusciva a superare in un certo tempo. L'obiettivo era di superare nel minor tempo possibile, quindi faceva delle scelte che magari un umano non condividerebbe perché non prendeva monete, insomma queste cose qui. Però alla fine arrivava allo scopo, riusciva a completare il livello. Hanno preso questo modello e l'hanno fatto girare su un livello corretto e tutto funzionava bene. E poi l'hanno fatto imparare in un livello buggato, che però non si sapeva che era buggato, cioè... Oddio, si sapeva, però era posto in modo che era un videogioco saputo, corretto, rilasciato al pubblico e quindi era un modello su cui appunto far imparare l'AI. E poi hanno visto che mettendo questo modello in un gioco e quindi possiamo idealizzare Super Mario come il traffico stradale e un'intelligenza che impara in un traffico stradale appunto sbagliato senza che noi lo sappiamo e poi messo su una Tesla piuttosto che su un modello Volkswagen o Audi in una città reale. Abbiamo capito la domanda. Okay, combina appunto dei okay. Guai. No, grazie. Guarda, è un tema molto 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 interessante. Non c'è niente di magico in tutte queste tecniche. Ok? Io ho un set di dati di informazione, ho un modello che impara su questi set di dati. Se il set di informazione che io gli do ha un biased, è sbagliato o non è realistico, avrò un modello che sarà bias, sbagliato o non realistico. E c'è tantissima ricerca che stiamo facendo, altri stanno facendo, esattamente per creare trust in questi modelli, per capire se il modello che io avevo creato per dare un certo risultato mi dà il risultato che io volevo o se qualcun altro ha creato un bias per fargli dare un risultato diverso. Quindi c'è tutto un nuovo campo che noi la chiamiamo Trust AI, che è per studiare il comportamento di questi modelli e come renderli più
trustable in modo generale. Sono le 17, ma c'è ancora una domanda. Io avevo l'ultima domanda al professor Floridi. Se poteva... Floridi, mi scusi. Se poteva continuare il commento su l'ingegneria negli ultimi anni risolve i problemi e vince, invece l'uomo che prova a emulare la natura e quindi il cervello umano negli ultimi anni ha sempre perso. Il commento che ha fatto durante l'intervento... Sì. Allora, il commento era veloce e spero di non aver confuso le idee. E, il commento veloce era questo. L'intelligenza artificiale ha avuto ha una sorta di doppia anima al suo interno. Da un lato è letteralmente una disciplina ingegneristica che è problem solving, cioè identifica i problemi e cerca di trovare una soluzione ingegneristica a quel problema. Non si interessa se poi la soluzione è trovata in modo tale da copiare ad esempio le attività umane o meno. Lei immagini appunto di avere la necessità di far volare qualcosa da A a B. Leonardo da Vinci pensava ancora, no, a fare come un uccelletto. Poi abbiamo capito che fare come l'uccello non funzionava e l'ingegneria ha risolto il problema in maniera completamente diversa. Non c'è uccello che voli come un aereo e l'aereo non vola come un uccello, però da A a B ci si muove. Questo è l'approccio ingegneristico dell'AI. Cioè problem solve, qual è il problema e come lo risolvo. C'è poi l'approccio quello cognitivista che spera di riprodurre, no, in maniera mimetica, cioè di copiare le capacità dell'intelligenza biologica, fosse anche quella di un cane, lasciamo stare quella di un essere umano. Ecco, quella non è andata da nessuna parte. Cioè oggi l'intelligenza biologica noi non sappiamo neppure come iniziare a riprodurla, se non in modalità che non è il caso di discutere in questa stanza. Vabbè, ecco. Il riferimento era volutamente scabroso. Allora, al di là di queste riproduzioni che noi conosciamo benissimo come fare, ecco, l'ingegneria non è quello. Allora oggi, no, Watson, ma anche cose meravigliose, appunto, che vincono a scacchi, che parcheggiano l'auto, che vi fanno trovare la cosa meno costosa, eccetera, funzionano perché sono filiazioni dell'ingegneria. Non sono filiazioni del Dipartimento di Scienze Cognitive, che ancora si sta grattando la testa pensando, ma che cos'è l'intelligenza umana e come la riproduciamo? Non siamo andati avanti affatto. Questo era il commento. Però la seconda può illuminare la prima e viceversa, o no? Un po' sì. Voi sentite spesso parlare, altri giornalisti, ad esempio, di dire, ah, le reti neurali sono ispirate dalla biologia, dal cervello umano. Ma che ispirate? Cioè, allora sono ispirate anche dal traffico di Torino. Ci sono dei nodi, ci sono cose che passano, dei semafori. Voglio dire, il livello di astrazione è talmente alto che, ad esempio, oggi noi pensiamo ancora, in maniera del tutto sbagliata, non è così che funziona la neuroscienza, che la neuroscienza sia fatta di tanti neuroni che si accendono, spengono, dei canali, passa la soglia, ma è molto più complicata la faccenda. È come se voi pensaste che letteralmente l'impianto di digestione fosse una cosa input, processazione, output. Sì, oddio, a quel livello di astrazione funziona così, ma è un po' diverso. Allora, in questo caso, farsi ispirare dalla natura fa comodo, perché fa comodo pensare diversamente. Come dicevamo, come si fa a esercitare la nostra immaginazione? Ti devi tirar fuori dal già pensato. Guardi la natura e dici, guarda un po' come ha fatto la natura, magari trovo un angolo diverso. Ma il fatto che noi stiamo oggi cercando di riprodurre letteralmente la biologia del cervello di un topo, ecco, questo non è proprio quello in cui tutto questo è successo. Questo è successo perché non abbiamo preso quella strada. E avremo più successo continuando in questa strada, che è la strada buona. C'è ancora una domanda? Ci sarebbe il discorso lasciato aperto la scorsa settimana dal dottor Cingolani, quando ci ha posto quel quesito etico-filosofico. Lo ripropongo? Sì. Il giorno in cui le auto si guideranno da sole, quindi sarà un'intelligenza artificiale a guidare l'automobile, e l'automobile si trova in questa situazione con un passeggero a bordo... Lo sapevo. Beh, ma... Non c'è convegno dove vado, dove non c'è il trolley problem. Beh, ovviamente il Big Bad Robot non esiste, però che cosa sceglie il robot? Di sacrificare il passeggero o investire l'ipotetica folla, ovviamente? Allora, adesso voi vi beccate la lezione di filosofia su questa cosa che ha veramente stancato. Grazie. È una scemenza. La lezione è questa. L'aveva già discusso Tommaso d'Aquino, questo problema.
è il problema degli effetti secondari delle scelte primarie. Cioè tu scegli di salvare la donna e di non salvare il bambino, no? Perché la donna sta per partorire, devi salvare uno dei due, non puoi salvare tutti e due. Chi ammazzi? Ci siamo, no? Cioè, trolley problem, vai a destra o vai a sinistra? La vecchietta col cane o due bambini? Einstein o la scolaresca? No, già. Ecco, in questo contesto Tommaso d'Aquino già diceva, guardate, fate il vostro dovere primario, se ci saranno delle conseguenze secondarie negative, non sarà colpa vostra, andate in paradiso lo stesso. Va bene, allora, in questo contesto, fast forward diversi secoli e ci ritroviamo a Oxford, dove una collega inventa, o meglio riscopre, o meglio, nell'articolo citato, cita il povero Tommaso d'Aquino dicendo «Eh sì, questi problemi sono gravi, non si sa come risolverli». Ops. E come lo crea questo problema? Allora, il problema che lei giustamente trova interessante, purtroppo, ma giustamente, è il seguente. Faccio A o faccio B? Ammazzo la vecchietta o due bambini? Dice, no, guarda, attaccati al freno. Non c'è freno. C'è freno. Suono il clacson. Non c'è il clacson. Mi butto da un'altra parte. Non ti puoi buttare da un'altra parte. Stacco la spina. Non puoi staccare la spina. Mi suicido. Non ti puoi suicidare. Allora sai che cos'è? La questione che abbiamo messo in piedi qui è questa. Testa, vinco io. Croce, perdi tu. Che scegli? Non c'è modo di scegliere. Allora il problema è un falso problema. Purtroppo, ragazze e ragazzi, questo problema è stato messo alla luce dai filosofi, è colpa nostra, poi non ci hanno capito, per dimostrare la irrisolvibilità del problema delle conseguenze secondarie. È chiaro il ragionamento? Siamo al Politecnico, quindi non mi fate scherzi. Problema. Possiamo risolvere la 1A o B? Quello dice no. Perché? Eccolo qui la dimostrazione. Allora, qualunque sempliciotto, perché sono gentile stasera, che dice, come facciamo a risolvere il problema? Non hai capito. Cioè, questo era stato dato come irrisolvibile per dimostrare che le conseguenze seguono dalle premesse. Allora, qual è il vero problema qua? È che non saremmo mai dovuti arrivare a quel punto. Se qualche ingegnere ha fatto qualcosa di così stupido, che non si stacca la spina, non c'è freno a mano, non c'è freno a pedale, non puoi buttarti da un'altra parte, cioè, e allora è colpa dell'ingegnere. A quel punto si chiama tragico, non c'è soluzione. Cioè A o B è indifferente, tiriamo la monetina, tanto è comunque una tragedia. Ecco, questo mi dispiace, è un momento serio, ma sul trolley problem dovremmo smettere di discutere. Wikipedia, niente livello, basta controllare su Wikipedia, trolley problem. Grazie. Ha applaudito anche chi ha fatto la domanda. Allora, grazie ad Alessandro Curioni, vicepresidente di IBM Europa, grazie al professor Luciano Floridi, Università di Oxford, autore di La Quarta Rivoluzione, Raffaello Cortina Editore, diciamolo perché molte delle cose che avete sentito ci sono, ma molte che sono lì non le avete sentite, anzi direi moltissime, e quindi è il caso di leggerlo. Io vi do appuntamento, salutando anche Piero Angela che a questo punto può staccarsi dallo streaming, vi do appuntamento il 21 novembre con il tema l'informazione, informazione e emotività, come gli aspetti emotivi influenzano i media. Piero Angela non ci seguirà in streaming il prossimo martedì perché sarà qui, e quindi si seguirà in diretta, e con lui ci sarà Luca De Biase. Grazie e arrivederci.